Ciao, piacere Federico, piacere finalmente. Ok, io sto registrando e c'è un po' di raucedine, come ho detto. Fede si è subito tutti gli stadi dal peggiore in aereo fino adesso che mi sto riprendendo. È proprio provato ad attaccarmi, ma non ha funzionato. Durante gli allenamenti. Nice try. Quindi hai preso le Che domande, dire, Fede? allora, ragazzi? Sì. Io Ok. comunque non ho, avevo capito che oggi è alle 5 UK facevamo, quindi Ah scusate, ho no, hai fatto un pure scritto alle errore. 4. Tu mi conosci. Confermo, c'era scritto alle 4 UK 17 No, no, dopo che ho italiane. ricontrollato avete ragione voi, assolutamente. Senti, adesso che sto registrando, volevo chiedere a Albe come Perché... va con la preparazione, con le competizioni, come sta procedendo, così anche gli altri ascoltano. Vi aggiorno. Praticamente quest'anno è un po' nuovo perché sforando la KP e decidendo di stare sopra è stata un po' una novità. Ed essendo una KP comunque di 178-179 cm succede un casino perché già sei un 80 kg abbondanti che poi fa miracoli per entrare, no, in una KP. E come ti riempi un pochetto finisci sopra gli 85. Sopra gli 85 inizi a finire nei pesi massimi, nelle taglie alte lì è un casino perché sono troppo grossi. E quindi la prima gara è andata bene, livello non altissimo, per cui alla fine ho vinto due categorie. E allora il tentativo era quello di riempirsi il più possibile, quindi dal peso gara sono 5 kg sopra adesso, un pochino velato, e adesso ho circa 4 settimane per cercare di indurirmi e comunque rimanere almeno, credo sicuramente, sopra i 90 kg, se tutto va bene. E quindi vediamo, insomma, non è stato richiesto un tiraggio da capire a quale ero abituato, quindi pur non vedendomi in quello stato proprio, no, di disidratazione, di righe profonde, no, di separazione muscolare proprio con un muscolo piatto, molti mi hanno fatto i complimenti per il tiraggio, mentre io non mi vedevo affatto tirato perché ero abituato a un tiraggio estremo, ma un muscolo più vuoto. Devo essere senza pelle, ma asciutto, però portando un po' di muscoli pieni, perché alla fine quando fai le categorie bodybuilding un po' di volume è la prima cosa che ti chiedono. I Quindi feedback insomma dei cercheremo di giudici quali portare sono sul palco stati? qualcosa di buono. Come fai? E no, buoni, dove perdo tanto lo so, me l'hanno detto, e molto sulla frontale rilassata e sulla dorsale di frontale, proprio il blocco petto alto spalla vado proprio sotto, con quelli più grossi, e perdo di spessore sulla dorsale di schiena. E le altre me le gioco molto invece, la doppio bicipite di schiena è la mia cosa forte, quindi insomma porto via tanto, Ok, ma anche come tiraggio, so dire. quindi quando sei tornato ad allenarti, che cosa hai fatto cosa stai facendo di differente per andare a colmare quello che Ma allora, all'inizio la prima idea è stata non diventare matto anche sullo spessore, per esempio, della dorsale di schiena. E la prima idea è stata sto a questo peso ma mi indurisco, cioè mi asciugo. E sapete bene che poi quando ci si va ad asciugare di schiena improvvisamente si diventa più spessi, no? Perché c'è più la separazione effetto muscolare 3D. in quei punti dove c'è l'accumulo. Poi invece ho detto no, aspetta, mi riempio, salgo di peso. E quindi ho reintrodotto pin pull, cosa che probabilmente non stavo facendo da tempo. E 6 settimane che sono lo spessore tra due gare, non mi aspetto miracoli, quindi da un certo punto di vista non sto cercando neanche di andarmi a fortunare, però mi sono già sparato di pin pull a 180 più catene, però con 10 reps, insomma, quindi cioè, ci sto lavorando. Visto. E considero che non faccio stacchi da anni, quindi ho ripreso con 180, ero praticamente con i crampi agli erettori spinali fin dalla serie, proprio non erano proprio abituati. E poi sto lavorando tanto sulla parte frontale, come mi ha consigliato anche Ludovico. Il problema è che mi sono infortunato la spalla in gara perché ho una lesione a dei nervi che mi innervano l'elevatore della scapola, il romboide sul lato destro. E uno dei giudici mi ha fatto notare che quando sono stanco non ho proprio una scapola, quindi il secondo giorno l'ho aperta di violenza e il sottospinato ne ha risentito. Quindi sono anche un po' limitato perché una spalla è al 60%. Però tutto sommato sto trovando angoli di lavoro dove riesco a lavorare, quindi insomma. In ogni caso, 6 settimane non mi aspetto di fare un miracolo. È più un lavoro che sarà tutti i mesi dell'off-season. Però, insomma, intanto portare un fisico più pieno e magari con un pizzico più di tiraggio, se ce la faccio, Senti, e sarebbe quante veramente gare tanto. vuoi fare da qui a fine season? Quante gare? No, adesso me ne mancano due. Ho 11 e 12 giugno. E finisco lì comunque. In ogni caso, poi mi prendo un break perché comunque
sto tirando pesante pesante da inizio gennaio, da inizio febbraio. Considera che a parte all'inizio sono a 7 su 7 più 2 power walking al giorno, quindi ho staccato solo il giorno dell'analisi del sangue, quel giorno lì ho fatto solo camminare, quindi sono anche fisicamente abbastanza provato e 7 su 7 proprio... ne ho bisogno anche a livello allenamenti 7... Sì, perché ma lei non... anche per mia figlia detto stamattina. Il giovedì mi sveglio a 3.30 perché poi devo prendere mia figlia in carico a 6.30 che mia moglie esce perché va a scuola, insegna, no? E quindi il giovedì mi sono anche allenamenti che a volte devo proprio tagliare, cioè arrivo corto quell'ora, cazzo, devo finire 2-3 serie qui e devo volare. Infatti stamattina ho detto a Ludovico, ma Alberto mi ha scritto alle 3 del mattino. Io pensavo tipo che facevi tipo crazy hours, che però andavi a dormire tardi e poi ti svegliavi tardi. Quando ti ho risposto verso le 6:30 e tu mi hai risposto un'altra volta, ho detto, ma che cacchio sta succedendo qua? Infatti subito sono andato e ho fatto, ma che ora si sveglia Alberto la mattina? No, oggi me la sono presa comoda perché oggi è sabato, quindi la sveglia di solito sono le 4, ma poi fino a 4:30 magari sto un po' letto. Cioè mi sveglio con calma, mi attivo, no? Inizio ad allenarmi che già sono per tornare al fantastico sistema di autotono, sono già in attività simpatica. Ti alleni completamente a stomaco vuoto o mangi... stomaco vuoto anche per questione di tempi, oramai sono abituato perché sono anni, però intra workout, quindi 60 grammi di carbo subito dentro nell'acqua. Okay. Io pure sono team stomaco vuoto, ma tutta la vita. Ti devi abituare. Allora, se parliamo di, vi dico il mio ideale in generale, se parliamo di ipertrofia, no? Quindi bodybuilding... il mio ideale era quello che facevo prima che nascesse mia figlia, ovvero sveglia, digiuno, attività aerobica, blanda o intensa a seconda poi di che cosa andavi a fare, quindi magari devi fare gambe, muovi, fai anche un po' di lavoro corpo libero, però non vai a ammazzare le gambe, no? Quindi magari fai un po' di trazioni parallele, un po' di bike, e se invece devi fare upper, magari invece ci puoi mettere dentro comunque del cardio liso, altre cose, anche del lavoro diretto, no? Poi, Ludo, tu lo sai, a me piace il fatto che il cardio non sia cardio, sia una parte allenamento gambe. Faccio lo Stairmaster, faccio la power walking, per me che lo faccio fuori, però c'è uno squeeze muscolare, no? Il battito cardiaco che mi sale è dato dallo sforzo che faccio, non dal fatto che vado forte a fare qualcosa. Sì. E così intanto ne ho un beneficio a livello vascolare, c'è il cardiocircolatorio, ma anche locale, quindi poi lo vedi sulla vascolarizzazione, c'è un'angiogenesi, bruci grasso in maniera più settoriale, cioè alla fine è una cosa che non succede su un mese, ma lo fai per 8-9 mesi di fila e inizia a funzionare. Assolutamente. E quindi comunque un'attività aerobica gestita a digiuno, primo pasto e poi in tarda mattinata pausa pranzo, quindi quelle 2-3 ore dopo, a seconda di quanto è grossa la colazione, ma è abbastanza ricca in carboidrati, lì faccio fare il workout vero, eventuale una sessione blanda sarà di carbo se mi serve per contest. Invece per la forza tutto uguale, ma almeno due pasti nello stomaco, almeno due cambia tanto. Se fai workout di powerlifting o power bodybuilding, cioè se vuoi veramente la massima performance in termini di carico esterno, due pasti cambia già tanto, due o addirittura tre. Poi bodybuilding no, sinceramente no, perché anzi hai il vantaggio che poi hai più pasti post workout dove volendo puoi caricare quel carbo con l'insulina, quindi se ti gestisci bene il cardio iniziale hai una buona sensibilità insulinica, fai una buona colazione, ti riempi già abbastanza carbo intra e poi da lì volendo puoi gestirti quanti carbo vuoi fino, normalmente per me è metà pomeriggio, amo se non c'è necessità tenerla cena zero carbo, è un po' una cosa per cui mi hanno un po' reso famoso, poi in realtà su tantissimi ho la cena col carbo, perché chi si allena tardi pomeriggio la cena col carbo gliela do tutti, non è che mi metto zero carbo a priori, però se uno si allena con me al mattino alle 4 alle 5, che me ne faccio di caricare, ho già fatto quattro pasti, che me ne faccio di caricare quel cavolo 10 di sera? Se sono già pienotto di glicogeno, faccio la notte più tranquillo, dormo meglio, non vado a interferire col ciclo del sonno, eccetera. Albe, tu scusa, una cosa, tu avevi finito quest'ultima competizione che stavi già alto di calorie nel pre-gara? Sì. Io sono sceso, pubblicherò probabilmente la foto perché mi sono fatto lo screenshot. Per farlo molto semplice, avevo fatto uno season dove ero salito a fine anno, fino al 2021, fino a 97 kg, circa 96,5 al mattino. Quanto mangiavi? Lì ero 5.500. Lì ero 5.500 ed ero a un certo punto salito con i grassi oltre i 100-120 al giorno. Ed ero proprio al limite perché iniziavo a sporcarmi sull'ombelico, quella quota di grassi lì.
Poi per problemi di malattia e altro, come ho pubblicato online, che io purtroppo soffro di una patologia autoimmune, sono crollato giù a 89 gennaio, quindi sono preso stato male intorno a Natale, e mi sono trovato praticamente 88-89 dicendo, boh, l'off season me la sono giocata tutta perché ho buttato via tutto. E da lì sono partito in preparazione, no? Mi sono preso praticamente tutto gennaio per settarmi un attimo su questi peso, e lì ero intorno alle 4.400 calorie. Poi sono sceso nel picco più basso della preparazione intorno alle 3.100. Io a 3.100 non stavo in piedi, Lu, non stavo in piedi. Cioè, io ho una cosa poco tecnica, ma io ho un'agendina cartacea dove segno i miei allenamenti, un'agendina, ne ho uno scatolone oramai, dove segno i miei allenamenti negli ultimi praticamente 16-17 anni di bodybuilding, da quando lo faccio, no? E quando le giornate fanno schifo, io di fianco a peso, data, tutto quello che segno, scrivo zombie, cioè io mi scrivo la parola zombie, e inizio a scriverci anche l'ora di fianco. Quando inizia a essere uno zombie tipo alle 17 di pomeriggio, ok, ci sta, perché poi gli taglio il carbo per cena. Quando inizio a esserlo a pausa pranzo, quando inizio a esserlo tipo metà mattina, cioè poi sul caso sono ancora uno zombie, addirittura mi alleno che sono uno zombie, gli diventano cazzi. La mia regola sarebbe non più di 2 giorni consecutivi così, perché veramente non stai proprio in piedi, cioè proprio ti giro la testa. E ho retto 12-13 giorni di fila così. Sono arrivato ad avere addirittura dei tremori alle mani durante il giorno, e ci ho messo, e lì ho toccato quindi gli 82,6 kg di peso corporeo, dove però ti assicuro che anche sul gluteo avevo dei solchi tipo una matita, no? Perché proprio ero scavato, non stavo in piedi, ma ogni giorno vedevo un solco più fondo, ero proprio, stavo andando verso l'accapispellato. Poi ho deciso, no dai, stiamo su, ricarico, quindi 3.100 calorie, sono tornato a 3.800-3.900 per una settimana. In una settimana ho perso i tremori, della serie non ci piace stare a dieta, chi si lamenta il primo giorno. Sono salito ancora a 4.100-4.200 e da lì praticamente ho navigato fino in gara recuperando peso. Sono risalito dagli 82,5 circa per il peso minimo agli 88 che ho portato in gara praticamente. Poi lì ero stabile, 88 kg, affamatino ancora, a 4.100 che il metabolismo è iniziato a girare molto forte, e adesso ho fatto un refeed dove mi sono sparato un 8, 9, 10 giorni a 5.500-5.600. Con, per darti un'idea di macro, metti un chilo di carbo reale, cioè un chilo e due di cereali praticamente al giorno, tre pasti praticamente, quindi una mole veramente che ti stufi di mangiarlo. Te praticamente, Alberto, fai, scendi di botto le calorie e poi dopo inserisci dei refeed, oppure scendi le calorie piano piano quando arrivi in condizione? Dipende, diciamo, allora, parliamo più su un atleta in linea generale, io poi ho sperimentato un po' quest'anno. In generale cerco di avere il periodo più brutto per l'atleta tra l'ottava e la quarta settimana per contest. Totalmente d'accordo. Cioè, se c'è veramente da fare il disastro, lo facciamo lì, disastro nel senso di calorie più basse, lo fai soffrire, lo vuoi fare lì circa, può essere dalla decima alla quinta, però più o meno quel range lì. Uno, perché se lo fai troppo troppo presto rischi che veramente arrivi troppo tassato, se anche inizi a fargli da mangiare arriva veramente stanchissimo. La prima gara, metti che ci sono altre, è lunga, è veramente lunga, diventa dura. Soprattutto se parli di un natural che poi inizia a soffrire la soppressione ormonale, che dopo inizia a sentirla. Quindi diciamo che tra l'ottava e la quarta settimana è il periodo più brutto, e le ultime quattro deve essere una sorta di cruise, cioè lo riempi, lo porti in gara abbastanza stabile, se non hai problemi di peso eccetera, io sinceramente non scarico e ricarico, lo porto in gara dritto praticamente, gestisco i liquidi il giorno della gara. Se sei indietro con la preparazione, problemi di peso, altre cose, chiaramente poi ti trovi a far follie. Però se tu hai testato, diciamo, sull'acceleratore dall'ottava alla quarta settimana, ne hai comunque altre quattro per accorgerti che sei indietro, devi continuare a fare qualcosa. Quindi alla peggio ne hai due comunque finali dove lo porti un attimo a provare. Senti, invece, c'è un'altra domanda. Quando tu hai detto, no, la differenza tra l'alimentazione da bodybuilder e l'alimentazione da powerlifter, no? Dicendo che prima per un bodybuilder magari un pasto solo, per poi andare a mettere più carbo nei pasti dopo l'allenamento, può essere propedeutico, quando invece il powerlifter vuole almeno 2-3 pasti prima per essere più performante proprio nelle alzate. Le diete sono completamente differenti, nel senso, una è più alta in carbo, un'altra è più alta in pro o in grassi, o c'è una differente partizione dei macronutrienti nella peri-workout? Come la gestisci? Chiaro. Allora, ammesso che tu riesca a tenere a dieta un powerlifter... Sì, poi dieta io intendo comunque un piano alimentare, Ma ammesso che tu riesca a tenerlo abbastanza... Provaci con lo strongman. Perché non è così, cioè,
No, cioè nel senso che perché dopo trovi quello che ha un approccio, cioè fa powerlifting ma ci tiene all'aspetto e lo scopri che c'è già una mentalità bodybuilder. Io ho avuto dei powerlifter che seguivo come nutrizione, che erano anche degli ingegneri, no, di lavoro, e quelli sono meccanici, cioè si calcano le cose su Excel, no? E, vabbè, diciamo, ammesso che tu riesca a tenerlo, la differenza vera è che mentre nel bodybuilder ti puoi giocare gli spike, è un metabolismo più veloce, quindi ti puoi giocare che abbia fame prima, gli deve mangiare prima, o che abbia un crollo durante l'allenamento, la volta dopo glielo metti a posto, perché poi gestisci bene anche il timing dell'allenamento, che sarà un po' più contenuto. Un powerlifter poi gli cambiano il programma, perché poi io non lo gestisco come allenamento se lo seguo, e quindi magari ha un allenamento a 3 ore. Tu non puoi gestirgli una dieta dove lui arriva giusto giusto per avere quell'oretta di fuoco, perché poi c'è il crollo della fame, quindi poi non ti porta via le 3 ore. E allora la differenza nutrizionale in primis è che tenderà ad avere un pizzico più di grassi, perché gli stabilizzi la glicemia. Da un lato gli togli sensibilità insulinica, ma da un lato non ha più quell'attacco di fame, no? Arriva a 3 ore, boom, blocco, come al bodybuilder che ha una fame bestia, se gli dà da mangiare. Diciamo, sta proprio in ricerca di carbo, gliela devi stabilizzare un po' di più, e l'avrai notato anche tu, Ludovico, se inizia ad avere una soglia di grassi più alta, non per forza distribuita, potresti anche dargli di quasi tutti in un pasto i grassi, però inizia praticamente a stabilizzargli la glicemia, perché il corpo inizia a usare meno il carboidrato come principale fonte, e quindi lo gestisci meglio, perché quello poi si allena mezz'ora dopo perché non è preciso, l'allenamento sfora perché quel giorno c'ha 1.000 serie di squat, magari c'ha 10 singole, però ci mette una vita a farle, e eviti che gli venga fame, perché in tutti gli sport io seguo anche, adesso meno, in passato molto di più, anche l'Endurance, quindi anche ho seguito triathlon, Ironman. Quello che vuoi evitare in qualsiasi sport è il senso di fame durante l'attività, perché lì partono tutti gli ormoni catabolici per tirare fuori energia, e l'atleta ha un crollo di energia e quella gara lì è andata, non la recuperi più. Quando arrivi a quello stato lì non lo puoi avere. E quindi anche sul powerlifter, su un allenamento lungo, c'è un discorso di sazietà insulinica, diciamo, no? Quindi ho i carbo in circolo, ho i carbo come glicogeno, ma anche quella sazietà data dalla dilatazione dei legamenti dei meccanici dello stomaco, no? E quindi comunque lo vuoi portare con più cibo che ha avuto durante la giornata, e con dei grassi che gli rallentano assolutamente lo stomaco, in generale gli stabilizzano un pochino più la glicemia. E infatti, se poi vai a fare l'analisi del sangue, scopri che il powerlifter, se gli dai mangiare così, tende ad avere i trigliceridi ematici un po' più alti rispetto al bodybuilder, che magari lo bombardi di carbo, però ha un metabolismo più veloce. Quindi poi, quando glieli vai a vedere al mattino, ne ha pochissimi nel sangue. Però tenderà ad avere di più lo spike di fame, diciamo, no? Questo up and down dei pasti, dove ti ritarda il pasto di un quarto d'ora, si accorge che non ha mangiato, guarda l'ora e lo stomaco l'ha già guidato, che ha saltato il pasto, lo sta tardando. Ecco, questa è la grossa differenza. Io Albe, più che altro una cosa che volevo chiederti è, ho visto il tuo log e ho visto anche appunto per questo discorso dell'avevo chiesto le calorie, eccetera. Per me è veramente difficile mangiare così tanto. Cioè io ci sono arrivato alle 5.000, 5.500, ma non l'ho ottenuto più di un tot. Cioè io non... No, concordo però, concordo. Ah, ok, non sono io. Ti stufi di mangiare. Mi è successo qualche giorno fa che per lavoro avevo un appuntamento prima, ho anticipato il pasto di mezz'ora, c'erano 4 etti di cereali, di un po' riso, qualche galletta, qualche fetta biscottata senza sale, eccetera, erano 4 etti di roba, li ho guardati e ho detto, adesso Quindi buttali fai giù. meno pasti, però. Fai pochi pasti. Allora, questa è una necessità semplicemente legata a mia figlia. Altrimenti io starei benissimo con 5 pasti: colazione, metà mattina, pranzo tardivo, metà pomeriggio, cena. Pre-nanna l'ho tolto ormai da una vita con solo benefici praticamente su tutti. Per questione di mia figlia, uno, perché gli do il pasto io a pranzo, e due, perché altrimenti ti perdi proprio quel momento familiare, perché se inizi a fare lo sputino metà mattina, il pranzo ti viene dall'una in poi, dall'1:30 in poi, quindi casca l'asino. Quindi solo per l'iniziativa familiare, 4 pasti, e mi ha richiesto tanto abituarmi a mangiare delle mole così grosse e poi avere magari 4-5 ore prima del pasto dopo. Non è ottimizzazione, questa è necessità familiare, se no ne farei 5, assolutamente. Starei anche meglio come digestione, come stabilità e tutto, assolutamente. Non solo per il carbo, che diventa meno voluminoso, ma perché distribuisce anche un po' le proteine meglio, quindi insomma. Questo. Ti ci ritrovi. E sempre riguardo alla scelta delle fonti, sei sempre molto settoriale. Sì, Io ho visto tutti i tuoi come esperimenti, io mi ricordo le castagne nel pregara.
Sì, io sono passato dal non cereali per qualche anno, no? Non granaglie, e poi vabbè, dopo anche per problemi di salute, eccetera, ho dovuto mollare le alte fibre e praticamente scopri come tutto l'aspetto intestinale, il microbiota, eccetera, variano veramente tanto in base a quello che tu mangi. Quindi se la castagna, il legume diventano malissimo tollerato quando mangi cereali, se tu elimini tutte le granaglie, improvvisamente digerisci benissimo tutto questo tipo di fibre. Cioè proprio è come se la dieta, diciamo, agricola e la paleodieta non potessero convivere, no? A livello proprio di microbiota. Il corpo si Sì. adatta benissimo quando switch da una parte all'altra, e questo lo puoi sperimentare anche su blocchi di 2-3-4 giornate. Se vuoi fare un esperimento con qualche atleta, dove gli tieni, no, i carboalti certi giorni, lo passi in una sorta di paleodieta, no, per scaricare il giorno dopo, e quei giorni improvvisamente riesci a mangiarti cose diverse, più fibre, più verdure, tipo mangiare la zucca, no? Cioè cose che normalmente ti fanno esplodere. E quindi erano tante patate, patate dolci, castagne, anche molto come farine, perché così riuscivo a ridurre il volume. E poi sono passato adesso invece che sto mangiando praticamente riso, crema di riso. Il riso su di me non va benissimo, solo alcune persone che io digerisco molto male l'amidosio, quindi devo lavarlo molto, usare un basmati, il rive parboiled che stracuocio e poi lavo almeno 2 volte per togliere tutto l'amidosio che poi è quello che brutalmente, diciamo, a livello culinario si dice amido, ma in realtà è l'amidosio, no? È quella Sì. componente non ramificata dell'amido. Noi giriamo molto meglio l'amido pettina, ma peggio l'amidosio, che poi tende a fermentarla con i gastrici. E praticamente sì, quindi adesso sono cereali. La mia dieta è molto secca, nel senso che ci sono quelle 2 o 3 fonti di cereali, pollo bollito, fonte di grassi. E quando sono così alto col calorio ho eliminato anche frutta e verdura, perché già così arrivo praticamente a 30 grammi di fibra al giorno. No, Quando ero esatto. più basso, quando ero in zona 3100, nel punto più basso della dieta, avevo allora eliminato le verdure a favore della frutta e mangiavo solo banane in quel periodo, quindi comunque avevo 3-4 banane al giorno, però c'erano fibre che dovevo buttare dentro dall'esterno. Alla peggio integratori, psillo praticamente, no? Le fibre di psillo sono più tollerate, non fermenti scimmie, consiglia praticamente ogni gastroenterologo, e gastroenterologo 6 i problemi intestinali, quindi sono Sì, molto ben tollerate. Quindi se proprio non le vuoi mangiare, vai a integrare. E poi anche lì molta attenzione con le verdure, perché le verdure fanno tanto casino, tendono anche a dare tanta ritenzione. Poi trovi l'atleta che ha un intestino un po' più pigro, che gli fermentano bene, eccetera, glielo puoi dare, sta bene, quindi devi sempre valutare la persona. Su chi ha un transito intestinale abbastanza veloce, calorie molto alte, insomma, le fibre vanno gestite bene. Io spesso, se riesco ad avere per esempio la cena zero carbo, l'atleta che si allena al mattino, eccetera, e avrà la cena zero carbo, lì butto il grosso delle fibre e gli fanno meno Esatto, casino, tutta notte per digerire, gli danno sazietà, dorme in una sudorazione notturna perché non sono grandi calorie, quindi insomma, va un attimo gestito tutto. E poi vabbè, puoi andare a integrare probiotici per darci un po' tutto quel coenzimi, però mi ritrovo molto in quello che dicevate con la fantastica intervista che hai fatto tu, e ti faccio qui online i complimenti, perché penso sì, l'ho sentita chiaramente tantissime interviste di tour, un po' come qualsiasi coach l'abbia intervistato. Credo sia stata l'intervista più intima, cioè l'ho visto tour più aperto, più disponibile nel raccontare, nell'andare sul concreto, no? Perché Sì. quando lo metti magari un po' a disagio, vuoi sapere il metodo, eccetera, allora lui chiaramente fa un passo indietro e ti racconta un pochino, no, la Esatto. favoletta. E invece con te è andato proprio sul concreto, ci ha dato informazioni molto No, infatti concrete. l'ho apprezzato E quindi tantissimo. avete detto a un certo punto, no, problemi digestivi, troppo cibo, aspettiamo a dare probiotici, prebiotici, enzimi digestivi, capiamo un attimo se riusciamo a sistemare il problema. Mi è successo con uno degli atleti con preparazione, con l'over 50, gonfiore, sempre quest'area, eccetera. È bastato dirgli di lavare bene la pasta dopo che la cuoce, perché sta mangiando principalmente pasta, e visto che anche lui col riso non va troppo bene, quindi un pasto lo fa riso, ma gli altri me li fa con la pasta normale, pasta di grano duro italiana. È bastato dirgli di lavarla 2 volte, quindi anche lì lava quel po' di amilosi che rimane, e il gonfiore è sparito. A questo punto possiamo dargli l'enzima, possiamo dargli il probiotico, aiuto in più, però abbiamo trovato il problema. Avere capito dov'è il problema ci dà un'informazione per il futuro, quando sarà in off-season. Invece non averlo capito bombardandolo con enzimi, non avremo capito nulla, no? Piccolo esempio di Io come risolvere il problema piuttosto che. vedo che il microbiota è proprio come se fosse un driver dell'efficienza dell'atleta, nel senso che una volta che lo È un sistemi, lo casino. inquadri, vai appena ti si sballa, come le ruote della macchina. Se c'hai la ruota proprio perfetta, lo pneumatico, eccetera, vai, una meraviglia. Appena ti si sgonfia, appena c'è qualche problema, ti si impalla tutto. E là, Vero, allora, io ad vero. esempio, probiotici all'epoca ero un fan, adesso ho riscoperto molto il discorso del
ricercare di prenderli dall'alimentazione dei fermentati, perché il discorso è che realmente i ceppi che conosciamo sono pochi rispetto a quelli che ci sono. Quindi, se vogliamo, anche l'integratore d'ampio spettro c'ha quei 15-20 ceppi che sono pochi rispetto a veramente miliardi che esistono. E là, per un discorso anche di competizione batterica, di ambiente intestinale che vai a creare, è inutile che vai a dare sempre gli stessi ceppi, cioè Perfetto. possono essere un'addizione, però ricercare invece un intervento prebiotico e probiotico nell'alimentazione, quindi ampio uso dei fermentati. Poi noi qua in Inghilterra abbiamo la fortuna che li vendono proprio facilmente i fermentati, ci sono sia dei privati che li vendono, sia anche in un posto che tra l'altro sta sotto casa di Fede, che Fede mi manda le foto del frigo, e quindi li troviamo molto facilmente dal kimchi ai pickles, tutto quanto, ed è una cosa fantastica perché là c'hai una popolazione batterica completa, una competizione sana e c'è un aumento delle difese immunitarie, un miglioramento del Sai punto di vista qual è espansivo. il vero vantaggio di quello rispetto al probiotico? E come sai, magari gli ascoltatori non lo sanno, io ho lavorato in laboratori fermentatici per anni e anni, e quando tu vai a inserire un probiotico, prendi e butti dentro dei batteri che hai liofilizzato Esatto. fondamentalmente. Invece, in quello che tu hai detto, non solo butti dentro dei batteri che sono peraltro sviluppati in maniera autonoma, quindi non Naturale, sai cosa c'è dentro, esatto. sono cresciuti, ma hanno il loro probiotico lì perché loro sono cresciuti sulla loro matrice. Quindi tu butti dentro un blocco che è Esatto. substrato e batteri, e quindi tu Esatto. butti dentro un pacchetto completo, cioè li metti dentro e loro hanno quello in cui cresceranno bene perché ci sono già cresciuti. E quindi Esatto. praticamente lo provi, se stai male vuol dire che su di te quella roba lì non va bene, altrimenti vuol dire che ti va bene, cioè 100%. e ti funziona. Invece quando prendi il probiotico, poi se vai a leggere i probiotici, ragazzi, 90% è marketing, perché la maggior parte dei prodotti commerciali che andate a leggere hanno un contenuto di batteri che fa Sì, ridere. minimo. Un bulk probiotico puro, prodotto a livello industriale, ti va dai 50-80 miliardi di grammi per il ceppo bastardo che non cresce, che fai fatica, fino a 500 miliardi di grammi anche, no? Quindi immaginati quando tu ti prendi la tua bustina che c'è dentro 80 milioni, no? Cosa hanno capito questi qui che ti mettono 80 milioni, il miliardino scarso, quello che può essere? Che hanno capito che ti conviene vendere un prodotto che è tutto fumo perché non ti fa casino. Tu lo prendi e non fa nulla. Inizio a darti 100 miliardi di un batterio, magari uno solo, due, tre ceppi, Quello crea potrebbero pure darti fastidio competizione. perché ti vanno in casino. Capito? Allora ti danno un prodottino che non fa nulla, tu l'hai preso, ma hai notato beneficio? Ma non lo so, forse, no? Perché È poi lì il gioco un po' del marketing che la c'è. maggior parte delle volte ti danno, cioè nel senso il preparatore atletico, chi per lui ti dà il probiotico e ti stravolge la dieta, la maggior parte delle volte. Quindi tu trovi dei benefici e poi quello ti va a dire, ah, ma hai visto il probiotico quanto ti ha fatto bene? Tu, sì, è vero, non mi fa più male niente. No, perché ti ha cambiato anche tutta quanta la dieta. Perché tu mangi come Chiaro, cristiano chiaro. normale. Questo è Chiaro, ma la maggior parte là delle volte. il discorso anche là del beneficio, ah, molto spesso del sto male, quindi metto il prebiotico o probiotico. Là il discorso è che, cioè, affinché attecchiscano, serve una popolazione batterica, eccetera. Cioè, anche là, a me il discorso di base da cui parto è che mettiamo conto anche il probiotico sia utile, ok? Come gli alimenti fermentati. Però il discorso della popolazione batterica è una cosa che tu devi sostenere per sempre. Cioè, non è che lo prendi per un periodo di tempo, poi lo stacchi, cioè, perché no, non è che attecchisce per sempre. Ok? Poi si riforma una popolazione negativa. Quindi tu devi costantemente ripopolare, anche perché nello stomaco troppi rimangono distrutti, pochi arrivano effettivamente là, devono attecchire, quindi devono vincere la competizione batterica, eccetera. Quindi tu devi Perfetto. costantemente, e tutto quello che è costante di lungo periodo non deve essere integrato, deve essere dall'alimentazione. Perché sennò torniamo al discorso dell'integrazione, sfora, la utilizziamo come non deve essere utilizzata. Quindi questo come partenza. E poi logicamente tutto il discorso della gestione delle fibre e di quali fibre, di quali alimenti. Quindi quando ci butti frutta, verdura, là apriti cielo, nel senso che bisogna lavorare. Io sono molto dell'idea dell'aprire il più possibile per le persone e del quando ci sono delle problematiche cercare di capire perché. Quindi è come nel tuo esempio della pasta, un fiore, eccetera, prova a lavarla. Ok? Quindi non è il problema della pasta in sé, ma il fatto che magari la devi sciacquare dopo. Quindi ci sono delle sensibilità, delle cose, però cercare di aprire un po' di più. Perché poi molto spesso queste sensibilità sono causate da, in realtà, magari un deficit del sistema immunitario, quanto piuttosto dei MUS in generale, che sono causati a loro volta da un fattore magari collegato al sistema nervoso autonomo, a stressor, eccetera. Quindi in realtà
sai, là inizia a diventare un quadro un po' più arduo da sciogliere. È molto complesso. E poi, allora, qui ti dico, molto potrebbe fare il magnesio, anche se molti consigliano glutammina, io ho provato su dei corni irritati, lascia stare, la glutammina un corno irritato non lo vuole neanche vedere. Invece il magnesio, se riesci a farglielo prendere, perché devi riuscirci, quindi da lì magari bisglicinato, citrato con tanta precauzione, il magnesio fa tanto perché rientra veramente nella produzione enzimatica, tra cui quella intestinale. E tornando al probiotico, magari per chiudere, sai, il prodotto da farmacia, diciamo quello buono, o un ditta di integratori, Yamamoto chiaramente, o altre buone che fanno tagli ottimi prodotti, molto ricchi anche in carica, ha un suo senso in teoria nel patologico, cioè ho fatto una cura antibiotica, ho distrutto tutto, cerco di dare un là di inizio di ripresa con qualcosa di buono, e quindi lo bombardo un attimo e vedo se riprende. Ho avuto un virus gastrointestinale, quindi ho avuto diarrea forte, cerco di dare questa cosa qua. Poi però, come dici tu, è sputare nel mare, buttare dentro quella roba lì, potrebbe pure fare casino, quindi vanno usati con un po' di raziocinio, valutare i sintomi che vanno, ed è una roba che anche il cambio alimentare va valutata su 15 giorni. Allora, se c'è qualcosa che ti fa stare male, vabbè, è un discorso proprio fisico-meccanico di qualche sostanza tossica irritante, di lettine, di qualcosa che ha fermentato male, no? Vabbè, lo noti. Invece il discorso del benessere lo ricostruisci su 15 giorni, perché sto almeno a lavorare, si sbilancia, deve un attimo, no? Quindi se da un lato quello che ti fa stare male lo noti subito, quello che ti può far star bene ci mette un attimo a fartelo capire. E bisogna avere un po' di pazienza, ma poi l'atleta, che se sa fare l'atleta o anche il sedentario che mette dieta, deve fare sta cazzo di dieta per almeno 15 giorni prima di rompere i coglioni, perché ci vuole un attimo, sia come metabolismo, se vuole perdere peso, sia come adattamento, cioè devi dare un attimo al corpo questo effetto, no? Quindi ci vuole un attimo di pazienza. I 15 giorni sono proprio il minimo, io chiedo feedback ogni 15 giorni, non di meno, salvo se per contest senti l'atleta con tua moglie, però serve almeno quel tempo lì, anche per il discorso di introdurre fibre fermentate, almeno 15 giorni per vedere se si stabilizza una nuova situazione. E spesso una volta che si stabilizza riesci a fare quella che è la reintroduzione degli alimenti. Infatti sono un pochino contro, diciamo, come approccio a quella che è la nutraceutica, e cioè l'andare sempre a cercare di integrare subito dove è un problema, aggiungo, no, aspetta, eliminazione, tolgo prima, andiamo a cercare dove è il problema, poi quando ho stabilizzato tutto magari vedo se riesco a dare un di più, o se proprio non riesco a stabilizzare allora provo a dare un di più, no, però prima, se ho un elemento negativo lo devo andare a tirare via. Io questa è una cosa che dico sempre, cioè prima devi andare comunque ottimizzare il piano alimentare prima di poi introdurre qualsiasi tipo di integratore, perché la maggior parte delle persone chiedono veramente che cosa posso prendere, qual è il multivitaminico migliore, qual è questo, qual è quell'altro, poi se ti chiedi qual è la frutta di stagione, la verdura di stagione, nemmeno ti sa rispondere, capito? Quindi c'è proprio un problema alla base di tutto ciò. Albe, ti volevo fare una domanda, cominciamo a rispondere un attimo alle domande dei ragazzi, rimanendo sempre in tema alimentazione. Cresti Marco ci ha chiesto il ruolo dei grassi saturi nel bodybuilding e nelle ricariche. Tu che cosa ne pensi e che cosa ci vuoi dire a riguardo? Beh, differenzierei tanto tra Nattolo e Lenanzio qui dentro. Penso che Ludo sia molto d'accordo con me. Dal momento in cui uno passa Enhanced, già una TRT, per capirci a livello medico, già quella lì un pochino ti cambia, e io lo so perché sono in TRT da anni ormai, diciamo che l'atleta deve mangiare pulito, punto. Quindi il saturo animale quasi quasi non glielo faccio vedere. Non ne ha bisogno. Non gli va a cambiare tanto, e tenderei più a guardare qualche saturo magari vegetale, però anche di personalizzazione, cioè l'atleta che ha delle ottime analisi glielo puoi dare. E sul natural un po' di più, quindi c'è più margine, anche in questo caso se le analisi buone. Sicuramente il saturo, qual è il vantaggio? Il saturo è che è assorbito meglio, è meno irritante, ti riempie un pochino meglio, lo abbini più facilmente a un carboidrato, ha più stimolazione del sistema parasimpatico, quindi tenderà con una quantità inferiore a indurti anche quella che poi è la ricarica, quindi la formazione di glicogeno, dei carboidrati che mangi, e quindi è sfruttabile. E rientriamo in quello che parlavo prima, magari per il discorso powerlifting, ti stabilizza, cioè evita che tu continui a caricare cibo e non entra, perché tu hai un sistema simpatico talmente veloce che assorbi male e il carboidrato lo continui a bruciare. Hai bisogno di qualcosa che ti tiri il freno un attimo e che permetta sia da un lato una migliore attività parasimpatica post-prandiale
Noterete se avete l'atleta con metabolismo che è partito per la tangente in ricarica pre-gara, che se continuate a dargli carbo per quanti gliene date, ha sempre fame. Fate veramente fatica a bloccarlo, a meno che iniziate a dargli degli zuccheri, allora lì lo spike insulinico tende ad attivare molto il parasimpatico. E quindi vi dirà che mangia, ancora fame, un mangia e non sente nessuna sonnolenza postprandiale, anche ricarica, anche con grossi volumi. Iniziate a mettergli un pochino di grassi saturi, improvvisamente lui inizia a notare questo, diciamo, sì, down postprandiale, questa attività parasimpatica. Ha più caldo, sente caldo, gli si scaldano le mani, no? Sente questo effetto. Quindi sono sfruttabili, però con buon senso. Se parliamo invece di dieta normale, tenderei a dissociare nell'arco anche della stessa giornata i saturi dai carboidrati. Quindi nel momento in cui ho carboidrati, la mia cara amata lecitina di soia, l'olio d'oliva, anche se non sono un grandissimo amante, o altri oli vegetali che sono meglio dell'oliva per alcuni aspetti, ma sono peggio per altri, purtroppo, perché poi hanno più, sono più ossidati e ossidabili, e i saturi li terrei lontano dal carboidrato. E poi anche lì il saturo, a meno che non abbia della buona carne rossa di un animale alimentato ad erba, bisogna stare un attimo attenti dove lo prendi, perché spesso, e io ve lo dico da uno che ha la campagna di famiglia, che è nato in campagna, anche il contadino, per bene che vi vada, vi fa 50-50 tra granaglie e la gallina, certo, che razzola, si mangia l'erba, cioè non vi fa un grass fed 100%, quindi anche lì dovete stare un attimo attenti con... Io per esempio, anche come nutrizionista, atleti sedentari, io non do uova intere o carne rossa di routine se non ho visto un'analisi del sangue, cioè voglio vederlo. Perché io ho beccato degli ipercolesterolemici genetici, quindi familiari, sì, che non lo sapevano, e te gli veda 3-4 uova al giorno perché dici questo è giovane, mangia, le calorie le gestisce, non ingrassa, e non lo sapevi. Fammi l'analisi, vediamo qual è il tuo colesterolo. Bene, proviamo a buttare dentro un tot di uova, sfruttiamo proprio il discorso del colesterolo buono, delle lecitine che ha il tuo uovo, se poi te lo trovi alimentato ad erbo parzialmente, o trovi delle uova d'ocano, animali comunque che magari vengono più lasciati liberi, ben venga, e ben venga la carne rossa. Però se non ho visto le analisi, a priori, piano. Senza contare, come dicevate, mi sono trovato veramente tanto nell'aspetto alimentare di Tour, non è così ben tollerato la carne rossa, è più irritante, comunque non c'è niente da fare. È difficile trovare l'atleta che ti mangia riso e carne rossa insieme in grosse quantità e sta bene. È più facile che stia bene mangiando del pollo, dell'albume col riso, e poi magari nella cena, se la tieni senza carbo perché ce la fai, comunque in un pasto dove ha pochi carbo, poche, e ha più fibre, ecco che allora la carne rossa va da Dio. Gli fai mangiare frutta e carne rossa, gli fai mangiare verdure e carne rossa e va da Dio. Perché oltretutto la fibra compensa l'irritazione che potrebbe dare un po' alla carne rossa, no? Quindi è già più tollerata. Quindi i grassi saturi sono un pochino da gestire con cautela. Ecco, tutto. Non denigrare, non c'è nulla da denigrare, però molto il soggetto. Io, per farvi un esempio assurdo, ho un atleta, che peraltro ce l'ho su in Belgio adesso, e lui gestisce, lo saluto, ciao Alberto se ci segue, lui gestisce tranquillamente 30 grammi di burro al giorno. Okay. Le sue analisi del sangue dicono che lui gestisce 30 grammi di burro al giorno, e lui è praticamente anche l'unico atleta che ha benefici se mi mangio yogurt greco. Mentre ce n'è una grossa fetta che ti direi, se glielo fai togliere, migliorano tutti. Ce n'è allora diciamo, non so, vi dico la mia sulle yogurt greco in un secondo. Su 10 persone ce ne avrai uno che ha beneficio, cioè lo mangia e sta meglio. Ne avrai 9, di cui 5 stanno male, in generale eviteranno i latticini, e 4 che non capiscono che cosa gli succede, ma se glielo togli migliorano. Tutti gli aspetti, vanno in bagno meglio, si sentono meglio, hanno più energia, ok. Ecco, lui per esempio è un caso raro. Se glielo togli, sta peggio, digerisce peggio, e con le sue analisi del sangue, con 30 grammi di burro, usiamo il ghee, magari non il chiarificato, insomma, sta bene. E lui ha dei suoi problemi digestivi, eccetera, la cistifella, eccetera, per cui siamo anche obbligati ad andare su un saturo e tollera meglio il burro del cocco. Peraltro, guarda caso, non mi stupisce questa cosa, no? E ecco, quindi anche lì vedi, saturi sì, saturi no, c'è l'eccezione, quindi comunque non è mai un sì o no. Però questo lui vive, scusa Albe, vive in Svizzera, hai detto? E in Belgio. Belgio. Può essere che lo yogurt usa sempre il Faye o un brand? Beh, questo adesso non te lo so dire, dovrei chiedergli. Cioè, probabilmente avrò provato diversi brand, magari non è il Faye, magari trovo qualcos'altro un po' più rustico, magari... Quello sarebbe curioso. Quindi sì, lì ti cambia la vita, perché cambi i batteri che ci hanno fatto dentro. Esatto. Cambia tutto. Cambia anche solo la colatura, no? Io lavoro con i latticini, anche solo la colatura di questo yogurt, quanto siero rimane dentro. Ma cambia tutto, perché tu fai uno yogurt con un mix magari di ceppi
e lo fai, siccome è un mesofilo che viene fatto sull'euro greco, lo fai a 28 gradi, lo fai a 32, ti cambia la vita, perché questo sì. mischio tu hai dentro, magari a 32 te ne crescono 90% di un tipo e 10 dell'altro, e viceversa se lo fai a 28. Quindi anche solo con lo stesso latte, la stessa cosa, cambia la tecnologia di produzione, sì, può uscirti un fermentato completamente diverso, sia dal punto di vista organolettico e digestivo, sia dal punto di vista proprio di che tipo di ceppi hai dentro, quindi cambia veramente tanto. Sì, ma quando si parla di fermentati è delicatissima la cosa, ogni variante, cioè là stai producendo naturalmente in autonomia. Ma in generale alimentazione, quante persone trovi che cambiano marca del riso e trovano una differenza? Poi parliamoci chiaro, dovremmo un po' distinguere se parliamo della persona sedentaria o atletuccio e l'atleta che ti fa bodybuilding o quello che sta dietro, perché tanto quello che ti fa bodybuilding avrà tutti i problemi digestivi del mondo, diventa sensibile, cioè, ma per forza, perché mangia troppo, troppo frequente, cioè lì stiamo tirando la cinghia, quindi devi essere anche molto bravo. Se ti sposti sulla persona normale che mangia un prodotto calorico più umano, ecco che tutto diventa più gestibile, riesce a dargli più fibre, l'intestino sta meglio, insomma, lo sappiamo. Sì, sì. Ti basta anche, sentivo in passato i podcast di Fuad Abiad, no? di Hostile, e anche lì il confronto tra i pro, non ce n'è uno che sta bene dopo tanti anni a livello digestivo, no? Tutti ti raccontano che 10 anni fa la vena andava bene, adesso se la guardo esplodo, e per forza sei sopra le 4.000 calorie da 20 anni. Esatto. Tu hai una macchina che invece di aver fatto 200.000 km, faccio sempre questo esempio, ne ha fatti 500.000, è sempre quella. Quindi è per forza ti stai facendo un po' del male, devi proteggerti, diventi molto monotematico, eccetera. E lì ti salvi molto se riesci a fare dell'off-season dove stai lontano e allora riesci a riaumentare le fibre, trovi questa variabilità alimentare, come dicevo prima Federico, fantastico, trovi l'alimento di stagione. A me per esempio è una cosa che manca tanto e adesso per gara me la sogno, è andare in campagna da mio padre a tirare giù il frutto e mangiare. No, cioè, fichi, le pere, e vai te lo tiri giù, è un'altra cosa. Cioè, non lo lavi nemmeno, te lo streghi sulla maglietta e te lo mangi. No? E guarda caso con quello stai bene se te lo mangi. Alba, invece per quanto riguarda gli oli, perché dici preferisci altri oli rispetto a quello d'oliva? Ma allora, parto sempre dal concetto che l'intestino deve stare bene e io ho notato che l'olio d'oliva è molto irritante, molto. È estremamente irritante. Prova a fare sta cosa, se c'è voglia. Mettitelo sulla pelle e ti entro lì 5 ore, poi mi dici cosa succede, ma lo senti già in poco tempo, inizia a bruciarti, cioè, sento una sensazione proprio di irritazione. E quindi sull'intestino dà dei problemi. Ed ecco che torniamo a una cosa di cui abbiamo parlato probabilmente un anno e mezzo fa nell'altro podcast. Che intestino abbiamo davanti? Certo. È un intestino forte? Boh, diamogli dell'olio, magari quello che piace a Giuse Zanotti, non filtrato, no, dentro. Ma in realtà quel non filtrato, su un intestino delicato o un intestino veloce di un culturista che mangia 5.000 calorie al giorno, non filtrato vuol dire che è pieno di cere, perché quella roba che vedi in sospensione sono cere, quella è tossica, cioè non c'è niente da fare. Quindi più va giù veloce, più farà danno. Ragiona sempre sul fatto che i grassi dovrebbero andare giù piano. E cosa fanno i grassi? I grassi ti fanno danno quando vanno nell'intestino crasso. Se arrivano giù troppo veloci, fanno danno. Ma che intendi? Che intendi per vanno giù in maniera veloce? Allora, tu considera che, esattamente, il transito della velocità tra... Io ho catalogato negli anni, è molto empirica questa cosa, l'ho trovata un pochino in letteratura, molto poca, la velocità che ci mette da quando tu hai mangiato a quando lo espelli, no? Se tu stai sulle 24 ore, sei più o meno in un range, o 24-36 ore sei in un range di salute. Sopra le 36 ore inizia a avere un intestino pigro, sotto le 24 inizia a avere un intestino veloce, l'atleta che mangia tanto spesso va sotto le 24. Ed ecco che quando vai sotto le 24, quello che dovrebbe fermentare, rimanere per molto nell'intestino tenue, arriva giù troppo veloce, non è stato ancora assorbito, non è stato lavorato, e lì diventa irritante. E il problema te lo fa sempre solo nel colon o comunque nell'intestino crasso. Ed ecco che trovi il soggetto che è la frutta secca, no? E l'olio d'oliva inizia a darmi problemi, perché va giù troppo veloce, ed è lì che nasce l'irritazione. La fibra, il cereale integrale non va più bene, perché arriva giù veloce. Mentre avrei bisogno di fermarsi prima e essere fermentato un pochino sopra, no? Io infatti sono l'esatto opposto. Carne rossa la digerisco bene, olio d'oliva la digerisco bene e sono lento. Per questo io, per esempio, una cosa mia, io se mi dai tante calorie, ti faccio due pasti al giorno.
piuttosto che farne 5. In 5 non riesco perché mi sento ancora che sto, certo. Ma anche a partire dallo svuotamento gastrico, senza arrivare neanche alla motilità intestinale, proprio a partire dallo svuotamento gastrico. Quindi certo. È proprio super, super easy. Però sì, 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 la ritrovo tanto sta cosa. Io sono, voi sapete che sono un po' lo scienziato pazzo, no? E ho provato su di me, poi l'ho fatto fare a tutti perché ci vuole un po' di maniacalità, no? Ho provato a mettere un marker nel cibo. Cioè mettiamo qualcosa che si potrebbe vedere nelle feci, mettiamo dei semi di vino, mettiamo qualcosa in un pasto specifico e poi quando fate la cacca, ragazzi, mi guardate dentro e mi dite quando lo vedete. E da lì puoi avere un'idea del soggetto e cosa succede. E è utile capire, poi in realtà con un po' di esperienza non gliele fate più fare queste prove, le facevo io. Scusa, con Albe possiamo finalmente fare l'episodio sulla cacca? Che fare quello, ragazzi, tutti a mangiare semiderino da domani. Instagram. Siamo facciamo mille like. Facciamo, capito, da domani tutti mangiamo i semiderini e vediamo chi li caga prima. Ci mandiamo le foto, capito? Oh, io Ludo te l'ho detto che avremmo avuto un crollo degli ascolti del 40% col mio podcast. Ma secondo me invece c'è un boom adesso, perché tutti iniziano a sperimentare. Adesso farò il sondaggio. Vedremo le foto che ti arrivano. No, così c'hai pure più, generale, più numeri, no? Per più dati. In generale però diventa importante, perché poi lo capisci, questa è una prova che faccio le prime volte con qualche atleta, chiaramente lo puoi chiedere a una persona con cui confidenza, ma anche che è maniacale lo vuoi capire. Inizia a darti delle informazioni importanti, tipo tempo fa viene da me un ragazzo che vuole ottimizzare, non si allena, no? E mi dice che a metà mattina ha dolori di pancia molto forti. E chiaramente cosa fai? Guardi cosa mangia a metà mattina, cosa mangia a colazione. Però nella mia testa è partito un qualcosa che non fosse lì il problema. E sapete dov'era il problema? Il problema è che lui la sera, come fonte di grassi, mangiava solo frutta secca. E quando gli ho chiesto, ma che frutta secca mangi? Anacardi o mandorle, ma le mandorle sono pelate o no, hanno la pellicina, no? Perché li vai tutti a creare dei fattori che peggiorano lo stesso alimento, dopo ne possiamo parlare, no? Un alimento c'è, ma a seconda di come è processato può essere più o meno irritante. E praticamente il mio ragionamento, e per fortuna ci ho azzeccato, è che semplicemente a metà mattina quelle mandorle arrivavano all'intestino grasso. Certo. Tolte le mandorle a cena, e abbiamo finito con olio d'oliva, cioè abbiamo fatto con dell'avocado, no? Basta, lui è passato il dolore a metà mattina, quindi il problema era 12 ore prima. E quindi avere quest'idea della persona che hai, non hai bisogno di avere il marker del semi di lino, come dicevo, però l'ho fatto davvero sto prova. Già avere un'idea del se è veloce o se non è veloce, tu già hai un'idea del come gestire alcune cose. E vi faccio un esempio del come spesso si parla di un alimento, ma la lavorazione con cui è stato fatto l'alimento cambia tanto. Legumi sono più o meno tollerati, ma la pasta di legumi è tollerata tantissimo perché è stata lavorata a alta temperatura, è stata estrusa, quando la cuoci già tutta viene a contatto con l'acqua, le lettine le hanno già distrutte in parte, saponine stanno via, sì. Bravissimo. Fiocchi di farro sono molto ben tollerati, sono cotti al vapore, sono pressati, durante la cottura si lavano, cuociti il farro perlato in pentola e poi mi dici se esatto. Esplodi, no? Ed è esatto. Lo stesso alimento, però questa lavorazione l'ha reso più, e poi hai un intestino lento, potresti essere tu, che magari va pure bene con l'integrale bollito nella pentola di ceramica per 3 ore. Io trovo questo problema con la carne macinata, assurda sta cosa, cioè io la carne rossa la mangio, cioè la digerisco perfettamente, la digerivo perfettamente, che adesso sono vegetariano, non la mangio più. Comunque, e invece la carne macinata, niente, proprio impossibile da digerire per me. Impossibile. Che io quando ero in Italia, perché sai che in Italia molto macinato ci buttano anche il maiale, se non stai attento, quindi magari c'era questo aspetto. Io non lo so, io stavo qua in Inghilterra ormai da 10 anni, quindi comunque qua non mangiavo. Sicuramente eri lì. Guarda, due cose che mi vengono da pensare è il contenuto di grassi che fosse più alto, o se no è solo un discorso puramente batterico, perché sai che durante la macinatura vai chiaramente a sviluppare un microbiota dentro, comunque contro cazzi, perché chiaramente... La cosiddetta diarrea del viaggiatore era nata proprio dal discorso dell'hamburger non cotto, no? Mentre tu puoi mangiarti un filetto scottato all'esterno, perché in teoria all'interno è sterile, perché vabbè, l'animale era sano, immacinato chiaramente dove la lama ha colpito e creato un possibile punto di contaminazione. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che poi parzialmente fossero un po' contaminate di batteri, qualche magari batterio che fa le tossine, magari era quello, però sinceramente non saprei dirti. Premesso che ho avuto anche prova che stime più strane, cioè delle cose senza senso, ma lo faccio così e va, non lo faccio così e non va. Ho gente che se mangia il riso
caldo lo digerisce bene, se l'ha cotto il giorno prima no, cioè anche dopo, da solo dove è anche tanto personale, capito, va da persona a persona come si gestisce, come si sente. E poi c'è, bravo, cioè come si sente, anche perché quello che diciamo è una via di mezzo, dopo ti fa tanto il tuo stato in quel momento, nel senso stress, altre cose, il tuo benessere, perché la cosa che non tolleri non la tolleri comunque, e la cosa che tolleri bene la tolleri bene, ma tutto quello che è in mezzo, una parziale intolleranza, ma non capisco, a volte sì, a volte no, vai in vacanza, digerisci le pietre, e sotto stress al lavoro mangi e stai male, quindi c'è anche questo aspetto un pochino che può interferire, perché comunque l'intestino ha un'interazione col sistema nervoso autonomo pazzesca, quindi basta che un attimo qualcosa si sfasi e cambia tutto. Senti ragazzi, ci spostiamo verso un'altra, facciamo un'altra domanda di Elvino Lambiase che ci ha chiesto come fare per gestire un SNA shiftato verso il simpatico alla mattina in vista dell'allenamento. Avete qualche consiglio? Ce l'ha già in simpatico al mattino o deve attivarlo? Lo deve attivare, come attivare? Ah ok. Sì, come... questa la lascio a Ludo e poi io intervengo se serve. Oddio, sei te un po' il professionista. Ma là io il discorso che faccio del sistema nervoso autonomo è sempre che devi vedere la circadianità, cioè non è il singolo movimento, mi devo attivare là, eccetera, è tutto collegato. Quindi devi andare a vedere la giornata come va. E io sono molto per il allora, innanzitutto ci sono dei comportamenti che puoi avere da un punto di vista di alimentari e da un punto di vista di orari per andare a cercare di intervenire. E c'è però un discorso molto di soggettività, cioè la persona tende ad andare a dormire più tardi e svegliarsi tardi, andare a dormire presto e svegliarsi presto. Io sono molto per l'assecondare nei limiti del possibile la propria soggettività, perché sennò io vedo che per quanto ti puoi adattare orari diversi di sonno eccetera, tendi un po' a non essere ottimale se ti stai forzando, quindi magari ok, ti riesci a svegliare, sei granato eccetera, ma non sei ottimale quanto nei tuoi orari. Quindi vedrei innanzitutto quando si sveglia, dimmi Albert. No, e ti aggiungo solo che se lo devi per forza fare, cioè dici ok, io ho cambiato lavoro, mi è nata mia figlia, esatto, devo allenarmi alle 5 di mattina, allora lo fai di violenza, però ti prendi un mese, perché il master clock ci mette un mese, e certo, quindi la prima settimana sai che farà schifo, la seconda noterà un miglioramento, dopo un mese valuti se ce l'hai fatta, e se dopo un mese o di più hai capito che non si doveva fare, eventualmente torni indietro. Scusa, volevo solo interrompere su questo. No, assolutamente, assolutamente, cioè là serve tempo, non puoi pretendere che così di botto riesci a adattarti, devi vedere. Noi durante il lockdown ci allenavamo in una palestra a Umma, diciamo, e andavamo là alle 4:30 di mattina, quindi ci svegliavamo alle 3:30, 4. Ovviamente all'inizio era tipo non ho dormito, però poi ti devo dire che non ho accusato cali di performance, cioè mi allenavo bene, andavo easy come cosa, però mi sono dovuto abituare, cioè ci è voluto del tempo. Quindi partirei dall'analisi un attimo di quando si sveglia eccetera, e poi da là cercherei di impostare più che altro la giornata, quindi cercare di assecondare un po' quelle che sono le sue onde, quindi a partire dall'alimentazione, che cosa vai a mangiare prima, non dare botte insuliniche, se tende a stare flat magari prima, cioè un po' assonnolito quando si allena, magari tenere molto bassi carbo e tenere un po' più una colazione un po' più lipidica e proteica, oppure addirittura se non ha problemi, se non sta troppo a calorie alte, eccetera, usare soltanto degli essenziali o digiunare e poi attaccare con l'intra durante l'allenamento, dipende poi a che ora si sveglia rispetto a quando va ad allenarsi. Però per dire, se si sveglia alle 8 e si deve allenare alle 10 o anche alle 11, io direi che può eventualmente provare anche a stare a digiuno e andare direttamente all'allenamento e magari iniziare con l'intra a sorseggiarlo un po' prima. La glicemia rimane stabile, non hai la botta insulinica, riesci a stare abbastanza a cliccare in orto simpatico. E poi dall'acqua. Sì, soprattutto. Vai. Soprattutto se è un soggetto che si sveglia nel parasimpatico e non c'è verso di tirarlo nel simpatico. Allora è perfetta questa cosa. Chi si sveglia che già nel simpatico, quello ha già fame e quindi o si allena subito o mangia. Comunque, ti rubo solo la parola un attimo. È come parliamo sempre dell'allenamento o qualsiasi altra cosa, noi abbiamo un 100% da dare, se vogliamo darne di più in un certo momento, in una certa fase, dobbiamo tirare via dall'altra parte. Se ho il petto indietro devo fare due allenamenti per il petto, devo tirare via da qualcos'altro, non ci sono cazzi. Quindi se voglio essere energico in una certa fascia oraria, è chiaro che devo far sì che nell'altra ci sia il recupero. Perché io a volte, no, mi sono trovato con gente che, per esempio, seguo qualche crossfitter anche, e a volte hanno le lezioni al mattino presto, no?
E a volte c'è la nostra tardi, io lo guardo e dico sì, ma che tu puoi comandare al tuo corpo di essere prestazionale alle 5-6 di mattina, ma quello alle 20 di sera, esatto, ti tratteremo in barca, esatto, perché vuole rivelarsi esperienza. Quindi tu non mi puoi essere prestazionale alle 5 di mattina e anche alle 20 di sera nella stessa settimana. Devi fare una scelta, chiaramente. Io che sono tarato così presto sul mattino, se mi shifti l'allenamento in pausa pranzo ancora vado, ma se inizio a spostare il pomeriggio già non funziona più la faccenda. Alla sera d'accordo, posso camminare, cioè non posso fare altro. Quindi scusa, ti ho interrotto, però no, assolutamente, infatti quello lo fai shiftare, però devi dargli tregua. Quindi dopo da lì gestisci alimentazione, acqua, tecniche di violenza, docce fredde, ti strappi le unghie, puoi fare qualsiasi cosa per accenderti, no? Cioè ci sono tante cose che c'è nel sistema simpatico, carico di potassio, carico di alcalosi col bicarbonato, sono tante cose che possono accendere. Ma quale discapito? È questo il discorso? Cioè nel senso... Allora, ogni volta che forzi stai tirando la cinghia, come quando ti devi... La coperta, la tiri da una parte, la scopri dall'altra. Hai tirato, devi trovare l'equilibrio. Quindi ha senso... Ha senso se lui deve per forza allenarsi in quel momento per ragioni tecniche, e allora lo si fa in un tot di tempo, lo si accende in quel momento lì, non è un problema metterlo lì, è una cosa relativamente facile. Però poi lui deve accettare che altrimenti la giornata sarà più stanco e recupererà lì. Cioè, ma infatti io quello che normalmente faccio, per esempio nel mio caso, è caricare di carbo nella seconda parte della giornata, pure a cena, allenandomi la mattina. Io mi trovo molto bene a quello, perché poi sto... in down, tra virgolette, c'è un piccolo picco verso, ecco, quest'ora prima di cena, poi sto tranquillo, però dopo pranzo dormo, cioè forzo il parasimpatico nella seconda parte della giornata e arrivo la sera che io sono non ho niente da fare. Ma lo vedo che se io già la sera per qualsiasi cosa c'è preoccupazione, lavoro questo e quest'altro e ho difficoltà a dormire, o anche per esempio ho un'idea figa per un video e non dormo perché ci metto a pensare, perché capita pure quello, e sto acceso il giorno dopo, cioè è finito, ma perché ho tirato la coperta in un altro momento. Quindi è sempre quello che dico, è una circadianità, cioè tu c'hai delle fluttuazioni delle onde, per capire quando puoi cavalcare l'onda devi capire quando devi stare buono, che è, come dici te, è la cosa dell'allenamento. L'ho scritto proprio il post l'altro giorno, due giorni fa, ho scritto proprio riguardo a questo, sono onde, non puoi pretendere di stare sempre al massimo. Poi secondo me c'è bisogno di fare anche un'altra specificazione, cioè se una persona per esempio ha sempre avuto lo stesso la stessa vita, quindi faceva le stesse cose per diciamo per 20 anni, si è sempre allenato la mattina e si riposava la sera, non può pensare che da un momento all'altro può fare l'esatto contrario e subito avere dei benefici, ma nemmeno secondo, dal mio punto di vista magari serve anche più di un mese qualche volta, e non può soltare. È come quando... È come il discorso, diciamo, della dieta, no? Se tu hai stuprato il tuo corpo per 20 anni con junk food, come puoi pensare che in 12 settimane c'hai il fisico di, non lo so, di The Rock o chi per lui? Il fatto è che comunque, se noi siamo abituati a determinate cose, se noi abituiamo il nostro corpo a una determinata circostanza, ovviamente lui risponderà per quello che noi gli diamo, fondamentalmente. Quindi io sono veramente, veramente, diciamo... contro il forzare il proprio corpo a fare qualcosa. Cioè se tu la mattina ti svegli e comunque sei stanco, fondamentalmente se te lo puoi permettere devi dormire, non ti devi andare a allenare, per il semplice fatto perché la prima cosa l'allenamento sarà uno schifo, non ci avrai niente, cioè dal mio punto di vista ti devi allenare se ti senti di allenarti, perché molte volte ci stanno anche delle persone che magari si prendono, invece di, si sentono stanchi, invece di prendersi il giorno off, comunque si vanno ad allenare. Risultato, allenamento schifoso, vai a casa che sei più incazzato di prima perché hai allenato male, perché è successo, cioè almeno a me mi è successo, perché io prima capito? E che fai? Niente. Hai buttato via una giornata, solamente perché? Perché non ti sei voluto riposare, che fondamentalmente è la cosa principale di tutto quello che facciamo. Quindi anche questo è il discorso, cioè se tu la mattina ti svegli e senti che comunque non ci stai, invece di prenderti 7-8 caffè, una Red Bull e prendi due capsule di caffeina prima di andarti ad allenare, sta fermo. Infatti non so te Albe, però io la caffeina è proprio l'ultima cosa che vado ad inserire. Cioè io la vedo proprio come spinta. Sì, no, la caffeina è una brutta bestia. Io sono un amante del caffè, allo stesso tempo, per esempio, in questo momento...
Lo uso comunque tranne che durante allenamento e preallenamento. Cioè tu dici, no, Alve si sveglia alle 3:30, 4 di mattina, beve il caffè e va a allenarsi, no, col cazzo. Fino alle 9 di mattina non tocco il caffè. Lo uso quasi più per piacere, un po' più per metabolismo. Poi, come ti dicevo, c'è un discorso, sto facendo una prova di chelazione del ferro usando il DECA addirittura, no? Quindi c'è un ridotto la caffeina. Mi avevi detto, infatti. Mi ricordo che potevo tranquillamente sfare 2 grammi di caffeina, mi raccolto, io sto attento. Io faccio questo esempio qui del caffè. Il caffè non è energia, un carboidrato è energia, un grasso è energia. Il caffè è frustare un asino, no? Stiamo dando una frustata alle sue renali, perché alla fine l'azione è quella. Sì, c'è l'interazione caffeina con il recettore della adenosina, eccetera, eccetera, però fondamentalmente andiamo a stimolare il suo renale, no? E io faccio sempre questo esempio. Abbiamo due somari da soma, no? Caricati, e devono fare il loro tragitto. Uno lo lasciamo andare per i fatti suoi, e uno gli diamo la caffeina, ce lo frustiamo. Il primo giorno arriva prima quello frustato, il secondo giorno uguale, dopo una settimana quello frustato non arriva più, l'altro continua a farsi i cazzi suoi. Questa è la caffeina, no? Cioè, uno stimolo, ma è anche quello che diceva Federico, andare ad allenarsi in un momento in cui non ce n'è e chiediamo uno sforzo al nostro sistema, è dormire 2 ore in meno, è stare troppo a PC, cioè tutto quello che richiede attività simpatica. Esatto. È non mangiare carboidrati, perché quando uno non mangia carboidrati, dopo c'è il discorso di sensibilità insulinica, eccetera, è più attivo, ma perché si attivano le sue renali. Certo. Perché in quel momento avrai della gluconeogenesi, altre cose, quindi avrai più catecolamini in circolo, no? Certo. Quindi c'è tutto un gioco. Io ho un sacco di gente che era praticamente in stanchezza surrenalica perché era veramente bassa con i carboidrati. Basta con i carboidrati, butti 2 caffè e sei fregato. Sì. Perché già hai le sue renali che lavorano a priori perché non sono carboidrati. Esatto. Più lo stimoli pure. Quindi la caffeina non è energia, la caffeina è una frustata. Allora ne devi usare poca, per piacere magari, perché il caffè è questo, però se lo avessi fatto dal punto di vista sportivo, poca, 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 poca. Io vi faccio questo esempio, una parentesi, però non cito i nomi. Ho seguito underground, diciamo, senza come ghost nutrizionista, ghost trainer, un lista dei più forti d'Italia, proprio prima del lockdown, tentando un record italiano, no? Peraltro era uno di Bodyweb, quindi poi magari in privato ti dico chi era, un atleta eccezionale. E quando viene da me è tipo ottobre-novembre, c'è il campionato di stacco fino a febbraio, poi da lì c'è stato il lockdown, e mi dice: non bevo caffè. Ferma un attimo, giochiamocela questa, perché non mi capita spesso. Andiamo in gara senza caffeina, questo beveva un deca la settimana al massimo, e poi gli ho gestito il caffè in gara. Poi purtroppo si è strappato il bicipite, però è andato a tentare un 3:41 pesando 10 kg in meno della volta prima, quando fece 3:21, cioè aveva avuto quell'impatto doping, perché letteralmente è una violenza, no, che ti fai. Quindi in realtà si può gestire questa cosa qua anche in ottica prestazionale, però lo faccio fare quando seguo qualche atleta di sport, gliela faccio scaricare e poi il giorno gara magari la rimettiamo dentro. No, la caffeina è da gestire. Poi c'è tutta un'interazione surrenalico con il discorso anche proprio dell'umore, della produzione di serotonina, cioè vai a fare veramente tanto casino. E io te l'ho detto anche per scherzare, ma ho provato a indurmi la stanchezza surrenalica e puoi avere una risposta ipertrofica. Sai già che in allenamento perdi il picco, cioè la serie rabbiosa te la giochi un po', però hai anche abbassato catecolamine e cortisolo durante la giornata. Poi sì, una prova. Che fai, perché sono uno scienziato pazzo, mi va di provare a vedere cosa succede, però c'è un suo perché riesci a spegnere. Sì, la logica è solo che poi ti... Albert, quando vale la candela, perché non sei più. Quando tu fai queste prove, per quanto tempo provi? Cioè, quante settimane ti dai? Di... Finché mi accorgo che sto facendo una cazzata. Finché mi accorgo c'è una cazzata. Sì, no, finché non è una risposta. Poi maniacalmente la posso portare avanti per tanto tempo, però quando ho la mia risposta smetto. Stanchezza surrenalica te la porti avanti un mese se ce la fai, perché ci metti un po' a indurtela, poi dopo te la fai. Ma io le ho provate tutte, dicevo con Ludovico sul mio blog su Rhino Nation. Per questione di malattia mi sono dovuto sparare chiaramente su prescrizione medica 3 mesi di cortisone ad alto dosaggio, e ho sperimentato praticamente la soppressione surrenalica del cortisone, no? Quindi sono stato di merda durante, e poi nonostante avessi fatto taper per 2 settimane ho avuto un rebound anabolico mostruoso, perché io non producevo più cortisolo. Il problema è che avevo dei dolori articolari proprio alle falangi delle dita, c'era cioè proprio un male devastante, non muscolare, solo osteo articolare,
e per 2 settimane letteralmente ho recuperato massa muscolare a velocità pazzesca, poi ho finito tutto, cioè mi sono passato i dolori, ho finito l'anabolismo e è tornato al solito Alberto, no? Però mi sono provato pure questa, involontariamente chiaramente, però parliamo di un dosaggio alto di cortisone per 3 mesi e ho sperimentato pure questa cosa qui, quindi in realtà da lì mi è venuta l'idea, vediamo cosa posso fare con la caffeina, proviamo. Esatto. Sì, non sono grandi furbate, poi la provo su di me perché mi so gestire e so che se dico domani no caffè, poi domani no caffè. Esatto. Esatto. Di colpo. Quanto sei stato di caffeina? Con un'altra persona è difficile. Quanto sei stato? No, non saprei dirti il dosaggio, però chiaramente di sopra il grammo, poi non lo assorbi, però distribuita la giornata, sei abbondantemente sopra il grammo, perché lo distribuisci, non lo assorbi tutto, non va tranquillamente sopra il grammo. Cioè un grammo sono 10 caffè. Ma figurati, facevo le mocche da 5 o stupide a 3/4 di barattoli al giorno, no? Dopo devi vedere se gestisci intestinalmente, eccetera, però sì, te la induci così. E, altra cosa, se vogliamo giocare sulla caffeina, però questo l'ho sperimentato in passato, la caffeina è il meno peggio di tutti gli alcoli che ci sono dentro. Cioè se te la giochi pura come integratore hai molti meno side che se usi il caffè e non hai side intestinale del caffè. Esatto, esatto. Non è l'azione che l'azione del ferro, se vogliamo giocarci quella lì di cui parlavamo con Ludo per il discorso dell'anotropico, eccetera, però hai molti meno side. Sia i side a livello di beta agonista, quindi di tachicardia, eccetera, ne molti meno, ma non hai side intestinali di irritazione, quindi insomma è sempre più complicato il gioco, diciamo, di dire solo caffè e caffeina, sono due cose molto diverse, caffè e caffeina. Sì, sì, sì. Ragazzi, cerchiamo di andiamo su una domanda un po' meno tecnica, però interessante. Qual è una degli esercizi in cui avete più progredito nel tempo e a cui vi siete affezionati di più anche? E se magari lo tenete ancora nel workout o no? Io la pressa. Perché da sempre ho utilizzato la pressa dell'Hammer dal Cavaliere, me la sono portata dietro alla Big, me la sono portata dietro qua, quindi c'ho proprio il punto di riferimento di quella pressa. E mi ricordo la prima volta che ci ho caricato 300 kg, che era tipo top of the world, era tipo, proprio. E sono arrivato a, mi sembra, 5-10 senza bande, per sempre le 8-10 reps, con le bande un po' di più. E quindi sì, direi quella. Non la faccio sempre, non dico che ci sono troppo affezionato, che la tengo, che la reputo indispensabile, che ho le cose, però ecco, è il punto di riferimento che ho. Poi gli stacchi, come Fede sa, io li metto e non li metto, nel senso che non ho mai fatto periodo lungo utilizzando sempre gli stacchi. Mi ricordo che arrivavo le prime volte ai 140 e per come loading set sempre 8-10. Adesso sto, diciamo, dovrei riuscire sui 200 a fare un loading set, quindi piccoli, è sempre, lo sapremo solo lunedì, sempre SLDL, quindi semitese. Di Albe? Ma io non ce l'ho una vera risposta a questo, è come se o per infortunio o per scelta tecnica è arrivato troppo bravo su un esercizio, ho dovuto mollarlo. E poi non l'hai mai ripreso, magari? Sì, poi lo riprendi, però poi non sono più andato a cercare. Cioè io nasco come power bodybuilder, no? Nasco power bodybuilder, nasco monoserie alla Yates, quindi tutta intensità. Con infortuni annessi, che poi mi allenavo da solo. Quindi parli di, nel mio vecchio rustico di campagna, parli di fare i massimali con i manubri. Spinte, non so, singola, 62-64 kg manubri, te li carichi da solo e fai una singola, no? Però una singola con manubri è un po' scema, però te la devi fare da solo, me la facevo. Quindi in realtà sono diventato forte più ispirandomi molto a Coleman, no? Che guardavo, era l'idolo, quindi guardavo lui. Coleman cazzo era forte su tutto in una maniera mostruosa. Se tu prendi lo squat di Coleman, vedi un James Onis e dici cazzo questo è più forte, no? Però poi shifti su la variante e Coleman ti fa 260 di front, e 260 di front così è praticamente un campione olimpico, no? E prendi Coleman sulla panca e dici sì, però Onis è più forte, però poi lo metti su un rematore eccetera e Coleman ti mette 40 kg in più. Quindi c'era sto gioco, no? Di diventare più o meno forte su tutti gli esercizi, quindi avevo costruito degli ottimi carichi praticamente su tutto, però a un certo punto, o per infortunio o perché diventavo troppo bravo a spostare il peso in quell'esercizio, shiftavo su una variante, no?
quindi non so, divento troppo bravo a fare questo esercizio o mi accorgo che per caricare alla JPP magari questo sporcando troppo la tecnica del rematore, allora shifto su un altro dove sono meno bravo e... Ma te non ce l'hai proprio un esercizio che dici quando ti fai la programmazione della scheda, dici no, questo ce lo devo mettere per forza? Beh sì, allora se mi prendi adesso tutto acciaccato e rotto con le spalle malandate, non lo so, sulla schiena il rematore con manubrio, quello c'è praticamente sempre, il mio rematore è libero, quindi non sono appoggiato a nessuna parte, ho il gomito su una coscia e remo, e lì comunque anche per contest morto un 60 kg vola perché lo devo remare. E così per ogni gruppo più o meno l'esercizio diciamo che amo può essere una panca declinata con catene che è la migliore su di me dove posso caricare, può essere un lento avanti libero la Smith con le spalle più sane, adoravo il military e lì mi sono divertito anche con bilancieri strani nell'epoca esplosione di Larry Wilson online, anche col bilanciere neutro tipo Strome, comunque lanciavo sugli 80 kg abbastanza bene, ero forte su quasi tutti gli esercizi e poi in certa parte l'ho mollato e per un discorso proprio di infortuni e spalle eccetera, perché comunque quando inizi a caricare tanto con i pesi liberi è diverso, infatti poi negli anni ho rivalutato tanto uno Smith Machine, tutto quello che posso fare una Smith Machine me la gioco assolutamente, però non lo so, io per esempio ho fatto una prova strana in off season quest'anno, me e con un paio di miei agonisti, con cui uno Giacomo Rosa che vedremo sui palchi penso anche in maniera abbastanza dominante a breve, ho gestito un off season strano, ho detto facciamo un esperimento, vi faccio allenare e mi alleno pure io quest'anno, mi metto in gioco con recuperi brevi. Più di un minuto e mezzo non glielo ho mai fatti fare e mi devi riuscire a fare un discreto carico con quel recupero lì. Massimo minuto e mezzo sui esercizi pesanti e 45 secondi, un minuto sugli altri. E arriviamo a usare dei buoni carichi. Vi dico cosa intendo per buoni carichi. Esempio, senza recupero, io mi sparavo alzate laterali più military alternato con manubri senza recupero, 4 superset di file, all'ultimo arrivavo con i 27,5 manubri a fare 5 secondi per lato, no? Quindi alternati. Tutto senza recupero, cioè zero recupero, sono 5-6 minuti di fila. Quando poi in pre-contest ho detto ok, adesso ci fermiamo e col calo delle calorie allunghiamo i recuperi fino anche a 4-5 minuti se vogliamo tirare il peak set, io mi sono seduto e ho sparato 6-8 colpi con 42,5 divento da seduto, cioè io ho costruito forza senza vederla, certo. E me la sono giocata poi nella mio growing into prep, perché cazzo sono diventato più forte per buona parte del pre-gara. Poi è diventato più forte, l'ho espressa, probabilmente l'ho guadagnata prima, no? Non ti dico che lo rifarò l'anno prossimo, è stato uno dei miei esperimenti. L'unico rischio è chiaramente l'infortunio, quindi quando ho iniziato a farlo fare anche ragazzi ho detto occhio perché magari riusciamo a farci male, però ho pagato tanto. Questa era la domanda che volevo farti, a livello articolare come l'hai gestita? Cioè è andata bene? Sì, è andata bene, tranne per l'infortunio della gara, però per esempio vi faccio un esempio su Giacomo, il mio atleta. E lui senza recupero lavorava con 80-90 kg in panca, nelle panche, con recupero praticamente nulli. Io stavo sui 100, anche quasi in super senza recupero. Quando l'ho fatto recuperare, lui lanciava i 110. E quindi cosa mi ha fatto? E completamente da natural, i primi 2-3 mesi di preparazione ho messo muscoli. Dieta ripulita un po', spariscono le proteine in polvere, solo carne e pesce, e lì mi sono baciato le mani quando dura... testato su questo discorso, perché sono assolutamente a favore di carne e pesce, ma perché nella pratica ho visto che funziona di più, non perché abbia un interesse nel dirlo. Sì. Messa un po' a posto la dieta, allungati i recuperi, hanno messo muscoli. Ho pubblicato, quando sarà online il podcast, sarà già passato qualche giorno, però l'ho pubblicato proprio oggi, il mio over 50, che veniva da una preparazione fatta vecchio stile, 1400 calorie, chili di sale, perché sennò sei vuoto, però mangi 80 grammi di carbo al giorno. Questo praticamente dal 21 gennaio, oggi che siamo a metà maggio, questo ha preso un chilo di peso con 3 kg di massa magra in più e 2 di grasso in meno. Com'è possibile una cosa così da natural over 50? Ma perché prima facevo le cose un po' fatte male, tutto lì, certo. Non perché sono bravo. Questo adesso mangia 3000 calorie, si sta tirando, per forza va meglio di quando ne mangiava 1400, non è che sono bravo io, prima l'ho fatta male, quindi c'è un po' questo discorso e tendenzialmente tutti hanno mantenuto di buoni carichi o addirittura in certe fasi li hanno anche migliorati, e questo è quando sei sotto con le calorie è fondamentale comunque. Totalmente. Carichi gestiti però da bodybuilder, cioè carichi che stanno sul muscolo, non che li spingi per spingere. No, esatto.
Esatto. Quella è la cosa importante, la gente non si rende conto di quanto lavorare sui carichi sia lavorare su carichi da builder, quindi non solo forma, però non voglio essere forte sull'1RM, voglio essere forte su range ipertrofici, cioè quello che mi interessa, e voglio essere forte con un certo recupero, con una certa forma, eccetera, eccetera. Quindi... Ragazzi, voglio fare allora una domanda che ci hanno fatto un po' di tempo fa, perché siamo un po' indietro con le domande, quindi cerchiamo di correre un pochino. Allora, questa è una domanda che un po' mi manda di testa, però comunque è bene fare dei chiarimenti. Atleti natural che battono atleti enhanced, tipo hanno fatto l'esempio di Babagar e Travaglini, è un trend, vogliono sapere un po' cioè nel senso qual è la motivazione, cioè che cosa c'è dietro questa differenza tra atleti enhanced e atleti natural, perché qualche atleta natural fa meglio di atleti enhanced, tutto questo discorso così, se vi volete. Ma fondamentalmente cioè al giudice gliene frega poco di quello che l'atleta ha fatto. Vede un palco, vede tot persone, chi sta meglio vince o va avanti, chi sta peggio va indietro. Se io prendo un atleta natural che si presenta più in condizione, non necessariamente più grosso, però più in condizione, più proporzionato e con più simmetrie, posa meglio, ok, non pesa altrettanto, però mi migliora, cioè mi è superiore su tutto il resto, quindi lo metto davanti. E il discorso di innanzitutto Babacar credo che sia arrivato penultimo alla Yamamoto Cup, quindi non so se ha fatto altre gare, ignorante io, però quella forse a cui si riferisce è la gara in cui è arrivato penultimo alla Yamamoto Cup come professionista. Penso poi ha fatto ovviamente le gare prima per vincere la Pro Card. Penso che lui si riferisse al fatto che ha vinto la Pro Card in un sì. Diciamo in un contesto enhanced, perché sì, comunque sì, per sì, vincere sì. La Pro Card, ragazzi, lui peraltro ha vinto una Pro Card difficile da vincere, sì. Cioè, non ha vinto una Pro ma Card secondo me il discorso poi magari voi cioè, ditemi se sì, no, la cosa che volevo dire è che invece Stefano ha fatto gare che sicuramente erano sopra la media di un natural, sicuramente non per togliere nulla. Però ecco, c'è ad esempio Bob Waterhouse, ha vinto anche là la IFBB Pro Card, le British Finals, eccetera. Stefano Travaglini invece ha vinto in federazioni minori, da quel che ricordo. E quindi anche vedere dove vai, nel senso che devi vedere anche il tipo di federazione in cui ti presenti. E Stefano infatti ha vinto, soprattutto per il discorso del tiraggio, per la qualità che ha portato, però lui c'ha una grande simmetria per lower e soprattutto si presenta poi sul palco bene o male negli anni più o meno sempre là. Quindi il discorso di base è che stiamo parlando di due atleti che hanno una base genetica fenomenale, cioè non è che sono i natural che hanno trovato il segreto per vincere, cioè, Stefano, cioè nel senso anche Babacar e Stefano, io la prima volta che li ho visti, cioè, li guardi e dici cazzo che roba, cioè fenomenali. Babacar è basso, ha leve vantaggiose eccetera, Stefano ha delle gambe che sono belle ma una qualità, una pasta, una densità muscolare che è bellissima, cioè è proprio uno spettacolo vederli, però è perché sono così, cioè fine, è come dire perché, che cazzo ti posso dire, Chris Hemsworth va a fare Thor, lo vedi, è bello, è nato così, fine, se lo merita, quindi è più bello di molti che magari si fanno mille filler, mille ritocchi. Ok, è magari più bello di molti che si fanno, usano molte creme, fanno mille ritocchi, fanno filler, eccetera. Cioè, a un certo punto c'è anche un discorso di genetica e il doping non necessariamente vince la genetica. Ok, questo è un discorso importante, quindi non c'è niente di miracoloso. E poi c'è un vantaggio del natural, di cui ne parlava anche Albe, non mi ricordo se è offline o meno. Il natural tende ad avere il natural tende ad avere più profondità muscolare. Cioè la profondità, proprio la separazione, in un certo senso anche la qualità, la densità è più apprezzabile. Quindi se tu vai in una gara in cui gli enhanced li trovi che sono buste d'olio, non sono in condizione, magari non sono neanche troppo grossi, magari non hanno proporzioni, come natural puoi vincere benissimo, ma non perché hai un segreto, perché sai come allenarti,
perché sai, io l'unica cosa che dico è che sia Stefano che Babacar sono molto forti, cioè, cioè sono anche atleti impressionanti a livello di forza, a livello di volume che riescono a sopportare, di nuovo per fattori genetici, non perché seguono il metodo miracoloso, ma perché sono atleti che proprio li vedi che stanno easy, sollevano tanto, volumi elevati, sopportano tanto, ok? Quindi io questa è l'unica cosa che vedo come nota comune. Io volevo anche chiedervi una cosa, poi magari, come dicevo, se dico una cavolata, fermatemi, ditemi, diciamo, assolutamente sia, ditemi quello che pensate. Dal mio punto di vista, tante volte si sopravvaluta anche l'effetto del doping, nel senso che le persone veramente, soprattutto quelli che non si dopano, pensano veramente che tu alla prima iniezione di testosterone che ti fai da tua diventi un comodino. Sì. Cioè, no, le persone pensano veramente, esatto, che hanno una concezione completamente errata di come funzionano i PEDS, quindi tutte le molecole che comunque ti aiutano ad aumentare la tua performance in palestra. E soprattutto che se non sei il Ronnie Coleman di turno, il Philit, eccetera, trovi gli amatori a dei dosaggi assurdi con risultati che non diresti mai, no? Cioè, nel senso, il campione è quello che con poco esplode. Io vi rilancio due cose su questa cosa. Una sarà una domanda per Ludovico, invece la prima è il discorso che dicevamo della pasta del natural. Abbiamo un esempio davanti che ha gareggiato anche comunque nei circuiti anche italiani, diciamo, ed è che io adoro Sean Clarida. Guardatevi il 2006, l'ultima gara natural, quello è denso, spaccato, profondo. Lo guardate adesso Mister Olympia, vedete che l'ha mantenuta molto sulle gambe, è sopra gonfio, no? 100%, cioè, vedete, d'accordo, che ha perso quella, no? E lo vedete sullo stesso atleta, lo vedete su Dexter Jackson, guardate quando ha preso volumi. Non era più The Blade, dai, The Blade è stato fino al 2000-2001, poi si è gonfiato, anche lui ha perso quella, no? E invece l'altra cosa che rilancio la frecciata a Ludovico, così vediamo cosa mi risponde. Intanto io spezzo una lancia, nel senso, perché molti mi scrivono anche in privato sui social, o anche i miei atleti sul mio gruppo di WhatsApp, su Travaglini e su Babacar. Ragazzi, uno, quei due lì sono due mostri genetici, due, fino a prova contraria, voi gli dovete dare il beneficio che sia natural. E a me personalmente, me lo chiedo, non me ne può fotter di meno, nel senso che se stanno dicendo una minchiata e non sono nato, non è un problema loro, eccetera, io li valuto sul palco. E per me quelli sono due atleti eccezionali, con i difetti che può avere un Travaglini su alcuni gruppi strutturali e c'è un altro, e Babacar fai fatica a trovare un difetto. Però intanto gli dovete dare il beneficio, nel senso... No, Albe, io su una cosa che dico è... sì, vabbè, nel senso, io non me ne frega niente e tutto. Io Stefano dubito fortemente che utilizzi chimica, cioè mi sembra veramente strano, perché è un upper che non è impressivo, cioè se devi vederlo dal vivo, è logico, in gara, senza nulla togliere, di nuovo, per l'amore del cielo, è natural, eccezionale, eccetera, però l'upper non è impressivo, cioè lo vedi coi pantaloni lunghi, cioè è una persona che con la felpa scompare. Cioè, lui c'ha molta la qualità del dettaglio, eccetera, però non ha questi grandi volumi e soprattutto non ha un miglioramento negli anni che può essere giustificato da un utilizzo di pad. Cioè, nel senso, lui quello è... Porta in gara quello, sì. Esatto. Quello porta in gara, cioè c'ha il dettaglio, eccetera. Dimmi. Ti chiedo questo tuo parere, no? Abbiamo un Travaglini e un Babacar, ma che poi sono veramente due mostre a priori... E due atleti eccezionali, perché ragazzi bisogna farsi il culo, di là della brioche, no? Guardate quell'uscita con la brioche di Babacar. Sì, sì. Comunque, quello che volevo chiederti è, se ricordiamo l'allenatore che disse quella cosa, ma è una battuta. Questi due qui vanno a vincere in federazioni non natural, ma loro sono eccezionali. Però non avete nozione, ma anche mia da coach, il livello medio del natural si sia alzato e il livello medio della federazione Nancy si sia abbassato, no? Come se si fosse avvicinato un attimo di più questo gap. Una volta un natural, salvo quello veramente portato, nella federazione Nancy non ci metteva naso, adesso può andarci un po' di più e viceversa. Ecco, quindi ho notato una sorta un po' di appiattimento, no? Si è abbassato un po' un livello e si è alzato l'altro. È perché qualcuno sta barando sotto, è perché è migliorata davvero la gestione dell'allenamento e la dieta, non lo so, però è una riflessione in generale che io l'ho notata un po' questa cosa. Poi non ho una spiegazione e neanche la voglio per forza trovare, però guarda, Albe,
Io ti dico, secondo me sono due fenomeni differenti. Innanzitutto, da una parte c'è molto di più un'uscita dal ghetto del bodybuilding, quindi cioè, ci sono più bodybuilder natural e si parla di natural bodybuilding. Quindi automaticamente un ragazzo che va in palestra e vuole gareggiare non ha per forza il preparatore che gli dice dopati, ma più probabilmente tra social questo e quest'altro dice ah, posso farlo da natural. Quindi non c'è nessuno che gli dice ah, ma per gareggiare devi andare a fare doping, eccetera. Quindi già per questo, secondo me, ci sono più persone semplicemente che decidono di gareggiare natural. E quindi essendoci più persone, soprattutto persone che hanno già un talento come natural, obiettivamente si trovano là e dicono ok, perfetto, io sono, cioè ho una bella base come natural, sto là, faccio quello, vinco là e mi sono ritagliato il mio spazio. Che senso ha andare a doparmi, compromettere la salute, magari per una fisicità che neanche voglio, cioè sto a posto come sto, no? Che è il discorso, Fede, che facevamo con riguardo ai Jay, che è il motivo probabilmente anche per cui, cioè lui c'ha il suo business, il suo cosa, è la figura del natural bodybuilding in UK, uno dei, per cui la rimane, cioè chi glielo fa fare di, eccetera. Quindi da una parte quello, per quanto riguarda il bodybuilding enhanced, io credo che ci sia il fenomeno in cui, di nuovo, più persone si buttano, però per quanto riguarda l'enhanced, un tempo la mentalità era più quando arrivi a un certo punto, se ne vale la pena, utilizzi. Adesso, cioè, trovi macellai. E il livello si è abbassato, attenzione, secondo me, perché si sono alzati, cioè il modus operandi dei preparatori non è più quello di focus sull'allenamento e utilizzo i PED come performance enhanced drugs, quindi dei farmaci che migliorano la performance e quindi l'ipertrofia, ma utilizzo i PEDs come fattore principale per farli crescere. Quindi anche Babacar che vince alla Yamamoto, cioè che arriva per ultimo alla Yamamoto Cup, ne mette dietro uno che è una busta d'olio, cioè non è che è uno più piccolo o con meno dettagli, no, è una busta d'olio perché è solo farmaci, probabilmente, poi sono mie congetture, per l'amor del cielo. No, però sono d'accordo. Io quello che vedo è che quello che disse Presti, anche ne parlammo nell'intervista con lui, dice la vedi proprio la pelle fatta dalla chimica, cioè l'atleta che sale, che utilizza tanto, lo vedi, di nuovo, più infiammato. Per quanto puoi essere tirato, sei in due dimensioni, non c'hai profondità muscolare, perché c'hai quel velo di infiammazione proprio che non permette di formare bene i solchi. E quello, quando l'atleta abusa e si allena male, poi anche molti atleti che hanno i bubble muscle, no? Sono pieni di glicogeno, perché in anzala pompano, buttano carbo e appena li fai fare una scarica sotto gara, non rimane niente. Quindi secondo me è questo un po' il discorso, cioè due motivi diciamo paralleli, però non credo realmente che si stia, cioè si stanno scoprendo tante cose sull'allenamento eccetera. Io quello che noto è che agli alti livelli del bodybuilding enhanced si sta vedendo non solo un miglioramento, ma si sta vedendo proprio il fatto che gli atleti riescono a migliorare costantemente negli anni. Cioè tempo fa l'atleta arrivava dove arrivava, cioè avevi un Lebroni che stava là, il Dexter Jackson stava là, quell'altro è, o provavano a fare bulk più pesanti e si sformavano, oppure arrivavano là e ogni anno, anche Dennis Wolf, era un lavoro di condizione, cosmetico, possiamo dire. Adesso invece vedi un Brett Wilkins, un Jan Valier, Labrada, Terence Raffini, che loro sono arrivati là, poi pian piano, e quello secondo me è tanto la cura dell'allenamento, e io sono convinto che anche il fatto che utilizzano meno farmaci. Poi la brava che condizione, che sposing che aveva, hai visto? Ho visto un po', mamma mia. Ma io quello non l'ho capito, per esempio. Cioè, secondo me, perché? Cioè, sembra che sta tipo 8 weeks out. Sì, veramente. Ma perché? Però. Lui non prende tanto, lui non si sporca tanto, cioè proprio a livello metabolico, di struttura, lui sta così. Sto dicendo a lui proprio stamattina che io, cioè, godo molto di più a vedere i guest posing che proprio le gare. Te lo giuro, sono proprio belli paffuti, grossi, enormi, giganti, felici, là si divertono proprio. E vogliamo parlare di Lansford quanto è grosso adesso, anche di fianco Nick Walker. Beh, questo non rientra in due, però, conti, io non lo so. No, però non abbiamo visto di Beck, e di solito lui è la parte che è un po' più carente, quindi non lo so. Però da davanti era assurdo proprio. Cioè, non ho 2.12, poi non lo so, pazzesco. Secondo voi rifà comunque
mentre stavo accedendo al meeting, questo, al podcast, sì. Ho aperto Instagram per vedere, diciamo, le domande che dovevamo fare, e ci sta l'Indie Pro. Sì. Oggi stava il prejudging. E ci stavano, tipo, e mi sono tipo spoilerato i primi due, cioè, diciamo, quelli che hanno fatto la top two, no? E comunque, okay. Cioè, oramai devi solamente vedere come stanno sul palco. Non puoi più fare predizioni di nessun tipo. Di nessun dici, tipo. Aspetta, mo cerco di vedere qualcosa. Sì, perché anch'io mi sono guardato qualcosa. C'erano Justin, probabilmente. Allora, ma Justin ci stava? Cioè, Justin, sì, era nel, sì, Justin Rodriguez c'era, ho visto l'intervista con Ron Harris, quella okay. Per gara. Avete visto qualcosa? No, non ho visto nulla, poi abbiamo iniziato il podcast, ho visto roba di stamattina. Allora, no, ma spoiler pure, così ne discutiamo. I primi due stavano facendo, come cacchio si chiama? Blessing? Just Griffin. E Just Griffin. Griffin che aveva postato un vacuum impressionante qualche giorno fa. È tipo super. Infatti il doppio bicipite lo fa in vacuum. Ma veramente, cioè, recuperato il giro vita. Ho aperto Instagram, boom, questi due. E ho fatto, ma già se ne sta? Che tutti quanti stanno di che vince da non si sa quando, capito? Aspetta, però sto vedendo adesso, c'è un'altra foto in cui c'è Blessing al centro e Justin alla sua destra. All'inizio proprio. Ah, e questa dice, okay. E dopo hanno fatto il comparison tra Justin e Chelsea. Ma Blessing le gambe le ha, cioè, da dove le ha prese? Sì, no, sono esplose. Buono. E poi lui è molto denso, quindi se mette a posto i volumi, le forme, insomma. Allora, l'ha preso Fara l'ultimo anno. Un po' qua. Ah, l'ha preso Fara. Ah, okay. Ci penso io a te. Spettacolo. L'ha portato su Aghea, mi sa pure che si allenava all'inizio all'Oxygen Gym. Alla Binus, non è alla Binus. I primi tempi mi sa proprio all'Oxygen, okay. E poi dopo si è mosso. Però c'è, comunque ci stanno proprio, lui forse gli serviva proprio tipo quell'anno di off-season pesante, sì, al momento che aveva deciso di cominciare a rigareggiare per fare bodybuilding, perché comunque è proprio esploso, cioè esploso proprio, assurdo. E poi un altro, sì, pure Charles Griffith, non si sa da dove è venuto fuori, cioè proprio, sono le mani di Jansen, tutti crescono, proprio... È interessante, eh? Matt è proprio... Matt è proprio... Vabbè. Senti, domande un po' più sciolte. Ti posso fare una domanda? Però, nel senso, ti ha risposto chi ti doveva rispondere? No, ancora no, poi ti dico. Poi lo dico offline. Non, non ancora, aspetta, fammi vedere. Ma secondo me la ragazza si è arrabbiata. poi dopo Albi ti offline, sono ignaro di questo. Sì, è che purtroppo non possiamo... Allora no, non si può dire proprio tutto. Albe, se tu avessi questa è una domanda che mi ha fatto Fede, lascia stare l'aspetto economico, tutti i soldi del mondo da dedicarci, e c'hai la garanzia che si dedica a te. C'è un preparatore? Qual è il preparatore da cui ti faresti seguire? Adesso, ad oggi? Sì. L'ho intervistato una settimana fa. Patrick. Sì, per l'approccio, mi rivedo tanto, nel senso, poi magari devi vedere realmente come uno sotto, non in un podcast, ok? Quindi magari scopri che... Però... mi sembra, e mi rivedo in questo, la ricerca del risultato. Cioè, non ha funzionato questo, se tu sei un mio top atleta, perché chiaramente anche Patrick, l'ultimo delle arrivate, probabilmente non se lo, diciamo, non gli dedica troppo tempo, come probabilmente tutti i top coach. Però se sei James di turno, se sei uno di quelli su cui punta, sta lì e ti risolve il problema. Cioè, questa cosa non funziona, non digerisci, lo mettiamo a posto. Questo farmaco su di te non funziona, da più effetti collaterali, o ci dà un puffy luck, io te lo devo togliere. Cioè, sto lì e risolvi il problema finché arrivo al risultato. Quindi, se dovessi tirare una monetina, ti direi lui. Mi divertirei a dirti anche Jordan Peters, perché comunque, per quanto approccio strano, poi adesso
cioè i cazzi suoi, avete visto che vi ho postato il, lo screenshot, mi sono permesso pure di dargli consigli, ecco, quindi lascio immaginare che atto di onnipotenza mi sono concesso. Però comunque lui ne sa tanto di nutrizione e altre cose, quindi il fatto che poi non lo sappia magari trasferire sull'atleta, eccetera, però ne sa tanto in realtà. Però vi direi Patrick. Sì, secondo me lo applica male Jordan, cioè nel senso che Jordan c'ha sta cosa che a me non piace, che lui tiene le proteine altissime. Sì, quello è vero. Sì. Quello non mi piace. E sì, poi sono assolutamente versione Patrick, cioè se ho tanti carbo le proteine mi servono poco. Bravo. Fanno solo tossicità, non c'è niente da fare, non servono. Te Fede che avevi detto? The Diet Coach. Ah, giusto. Come si chiama? Oh, io non ce la faccio ricordare. Chad Nichols. Chad Nichols, è il mio preparatore preferito, non mi posso ricordare il nome, non so perché. Non c'ho un problema proprio. Chad Nichols, ripetilo. Chad Nichols. E tu invece che hai detto? Chad Nichols, ripetilo. Chad Nichols. Chad? Chad? E tu, Ludo, invece? Allora, io se dovessi identificare un preparatore proprio a livello mi faccio seguire, mi piace essere seguito proprio così, Patrick, anch'io. Però se io dovessi analizzare il fattore, cioè c'è un altro fattore esterno, che io Patrick lo conosco molto bene perché lo stalkero da anni. Uno che invece io non so come lavora e che vorrei approfondire è Jensen. Sì, Jensen, sono veramente curioso di capire che cazzo combina l'UL3, perché lui sta molto zitto, capito? È un po' vago, quindi cioè, se ha fini proprio di esplorazione, ti direi Jensen. E poi un'ultima cosa, io sono complesso, questa domanda è proprio, mi manda in crisi. E tempo fa ti avrei risposto John Meadows e avrei risolto, sarei stato proprio felice, purtroppo. E poi un altro che invece vorrei sperimentare, che mi piacerebbe un momento a sperimentare come lavoro, è Miloš. Per vedere come com'è davvero, magari, sotto tutti gli aspetti. Sì. Assolutamente, e Jensen incuriosisce, ma anche il fatto che lui non dica nulla e che attorno dicano di tutto e di tutto, no? Sentivo l'intervista del nuovo allenatore di Walker, no? Slice, e da lì sembra che prima Jensen non facesse nulla con Walker, non andasse tutto a caso, sicuramente il fatto di New York Show un allenatore fantastico, cioè capite, però la verità la sanno loro, no? Quindi poi se ne esce sempre quello nuovo, perché io farò, però adesso vediamo per i risultati. Comunque Jensen il risultato l'avevo, e penso che poi questa fama di insomma di uno che ci va pesante sia più o meno la fama che hanno tutti i top coach, cioè chi sì, parla di loro dice che ci va pesante, poi quello che fanno davvero lo sanno loro, perché chiunque parla di un altro ma l'altro ci va pesante, non se lo sanno solo loro, quindi non è... possiamo solo vedere i risultati, no? Senti, e poi comunque se ne è parlato tanto che con McCarver, e poi chiudiamo subito, poi non sai l'atleta cosa fa davvero al di là di questo, no? Quindi non... Bravo, quello è un altro discorso, perché magari Jensen diceva una cosa, McCarver ne faceva un'altra, faccio l'anima sua e ben mi guardo da offendere qualcuno, però poi l'atleta magari fa altro, o esagera, non te lo dice, o sta male, non te lo dice, insomma, non puoi sempre sapere realmente quello che il coach aveva detto. Sì. Senti, io direi di fare tutte le domande del caso ad Alberto per farlo proprio, per dare l'azione del podcast. Rispondiamo pure noi, però. No, queste sono domande che abbiamo già fatto e le facciamo pure Alberto. Vabbè, però i ragazzi non le sanno, il pubblico. Quali? No, rispondete pure anche voi, sennò qui mi Le altre le abbiamo fatte nell'altro podcast. No, quelle che abbiamo fatto in macchina. No, poi dopo facciamo anche quelle. Prima però gli volevo chiedere, Albe, se ti dovessi allenare con un atleta, chi sarebbe? E potrebbe, cioè nel senso chiunque, nel presente, nel passato, nel futuro no, perché non sai chi ci sta, però nel presente e nel passato. Chi è proprio una persona con cui avresti voluto allenarti o ti vorresti allenare? Oggi razionalmente l'Alberto quasi 40 anni ti direi Dorian, vedere allora, perché adesso è più di mente aperta, più un coach, no? Quindi ha allentato un po' la maglia. E, atleta invece,
Non lo so, atleta difficile, veramente difficile. Una volta per star male con Branch Warren e Andrea Fargambe. Yes. Perché Warren erano, è un po' comunque fuori dal mio schema, nel senso che io sono anche in un contesto di power bodybuilding o serie pesante, sono, mi accendo e poi come ieri giù l'adrenalina e aspetto la serie dopo, cioè immediatamente. E invece Warren è la Nora canna, no? L'animale che non gli puoi parlare per un'ora. Vorrei solo vedere cosa succede, se riesce a entrare in quel mindset del io lui ho scelto. Nell'altro pozzo sì, ho scelto proprio Branch Warren. Poi invece se andiamo più tecnici attuali, lì vi sfido, andateci, trovate lo stalkeratelo, andate da James che comunque è tecnico e forte, sarebbe bello provare anche. Ma Andrea solo fagli da spotter, io mi divertirei anche solo a caricare Ma, Albe, ma che spotter gli fai 4 dischi per parte? No, spotter nel senso di carica dischi. Cioè, stai lì, fai compagnia. E anche però, se te, sì, a parte scherzi, perché magari le persone non si rendono conto di quanti sono 8 dischi per parte su una barra da squat. Cioè, tu lo spot, sei lo spotter che stai di là. Cioè, sei uno dei tuoi spotter di destra, poi ci sono due spotter a sinistra. Sì, sì. Io mi ricordo tanti anni fa, vidi una gara di powerlifting. E poi chiuse con 400 di squat. Francesco Pedizzoni, vabbè, powerlifter passato, io lo vedi in riscaldamento, no? E questo l'ultima del riscaldamento la fece a 3:30 col corpetto giù e aveva di fianco due ragazzini e questo è sceso, è accosciato male, no? E si stava ribaltando avanti, io guardo, ho detto, vabbè, li ha schienati lui perché quei due ragazzini non potevano fare, poi non ho tranquillo, ho spinto troppo forte di gamba, che detta così sembra una cazzata, poi è andato in gara, ha fatto 360, 390, 400 e dici sì, effettivamente, però sì, sono quelle cose che, cioè, o hai di fianco veramente lui che sa quello che fanno, o più che spotterare sei lì a caricare i dischi, sì, quindi però James è molto tecnico e quindi lo vedi che ha uno squat di coscia, cioè un bello squat, è uno dei pochi che probabilmente tra i pro riesce a fare uno squat da bodybuilder, no? Cioè che tira fuori dei muscoli, che non carica solo il lombare e la catena centrica posteriore. Sì, quindi devo scendere a Londra. Adesso, adesso ormai c'è pure la scusa, tu, c'è pure l'aggancio da dentro, quindi oramai proprio giù, ma pure io so della Yamamoto, scusami, non ti alleni con me. Senti Albi, invece se stai chiuso sei in un'isola deserta e puoi mangiare solamente un cibo per tutta la vita, ti è piaciuta sta domanda? Ti è piaciuta? Proprio figa. Questa è cattivissima. Aspetta, no, in realtà la domanda è: l'isola è fatta di qualcosa? Tu puoi mangiare l'isola, ok? Cioè, tipo, la pizza... che ne so, aveva detto Lorenzo, aveva detto il salmone affumicato. Cioè, tutta un'isola di salmone affumicato. Quindi gli alberi sono di salmone. Tu mangi, è più figa. Comunque. No, beh, questa risposta è facilissima, perché io rispondo sempre, se mi doveste piantare una pistola alla tempia e dirmi fai l'ultimo pasto, mangerei quello che mangiavo da bambino e che do tutte le mattine a mia figlia, latte e biscotti. Io mangerei latte e biscotti come ultimo pasto, non perché mi piace il salato o altre cose, però se mi richiede una cosa, ed è un'associazione psicologica, che fatto biscotti, che da bambino ero felice, no? Perché fiedro del no, quello, vabbè, quelli campiello probabilmente, sono quelli che da mia figlia mangiavo da ragazzo, campiello o dei biscotti artigianali che prendevo con mio nonno al forno, ma non saprei dirti la marca, però erano dei biscotti artigianali un pochino non troppo dolci, e mangerei quelli. Pensa a una macina grossa il doppio, però tipo integrale, cioè meno dolce, non una roba industriale, era proprio un biscotto proprio più rustico. Non saprei, mulino bianco, cosa sono le campagnole, una cosa del genere, ci sono quelle più... Ma ci sta tipo le macine sono tipo quelle grosse proprio... Quelle sì, quelle che ho il burro, non quel sapore lì. Però sì, questo, latte e biscotti fondamentalmente, perché da bambino ero felice mangiando quel che poi, peraltro io facevo sta cosa, lo sto insegnando a mia figlia, e buttavo i biscotti nel latte, no? Finché proprio non ce ne stavano più, che diventava... E infatti ancora oggi mi faccio la crema di riso, chiaramente ho di cereali, più dura possibile spesso, no? Perché mi piaceva sta cosa a me. Ma tutti i papponi, ma mi spiacevano densi comunque. Noi lo facevamo con i gentilini, tu ce l'avevi? Sì, ma non ci ho capito quali sono. No, io avevo altri biscotti. Teffe? E poi i gentilini quali sono? Io non sono un grande amante dei biscotti. Sorry. Perché sono di Roma, forse. Sì, perché sono di Roma.
avevo il latte fresco, anche per questo che questo ricordo, no? C'avevo il latte proprio delle mucche del nord. E invece cheat meal preferito? Quello che provi appena scendi giù. Latte e biscotti. Fede, io sono due anni e mezzo che non sgarro, cioè non, ho perso interesse a questo punto di vista. Sai cosa ho fatto dopo la gara quest'anno? Mi sono mangiato, non so, 6 quadratini di fondente al 99, perché avevo in casa quello pasto di cacao. Cioè, poco interesse sullo sgarro, e magari sulla quantità. Sì, quello sì, cioè mi devi dare da mangiare tanto, poi quello che vuoi è indifferente. Vi faccio questo esempio qua per farvi capire di come mi sono molto dissociato da questo aspetto. Ho fatto un periodo dove tutti i sabati andavo a prendere pizze per la mia famiglia, ma tutti i sabati. E l'effetto che ho, magari anche in dieta, ero proprio nella fase di fame, era andare in ferramenta, uguale. Cioè me ne esco con le pizze ed è uguale, letteralmente, non ho nessun interesse per doverlo mangiare. Ma è perché non hai interesse o perché da voi le pizze non le sanno fare? Questa è cattiva, no, però dai, interesse. Sì, noi, poi sicuramente noi, la pizza qua è diversa. Da Roma giù noi siamo molto snob sulla pizza del nord. Ma dici dove sei? Cosa ti chiedo? Cosa? Dove sei? Di dove sei? Basso Mantovano. Ok. Sono quasi in Emilia praticamente. Allora non lo sanno fare la pizza, te lo dico io. No, scherzo. No, noi qui abbiamo altri prodotti. Guarda che è inutile che ridi, perché pure a Terni non la sapete fare, la pizza. Qui ci sono i tortelli, ci sono altri salami, ci sono altre cose più tipiche che fanno bene, sono qua che la signora di casa te le sa far bene. Anche i tortelli di zucca, quelli che noi chiamiamo i cappelletti, che sono degli agnolini più grossi praticamente, e che nascono da un prodotto povero, per cui il ripieno in realtà era fatto con gli scarti del manzo, delle altre cose, con i fegatini e i magoni del pollo, cioè la carne povera, nasce da lì la tradizione. Poi adesso sai, quelli industriali ci mettono stecchi e prosciuttino, però tutto nasce dalla cultura povera, insomma. Sì, sì, gli scarti li chiudevi dentro un pezzo di pasta praticamente. Che ecco, e facevi il tuo Natale, perché quelli sono prodotti proprio del Natale. No, adesso sono molto, dammi 3 etti di riso, sono contento, proprio proprio felice. In questo momento anche io sarei molto contento con 3 etti di riso. Bene, dai, la prossima volta facciamo le domande flash, quelle. Dai, sì. Mi avete screditato in pochi secondi come nutrizionista. Con i biscotti mi sono giocato ogni reputazione. Adesso avevi guadagnato tot clienti, tot richieste, adesso le hai perse tutte. Oppure ne hai guadagnato di più. Anche sì, infatti secondo me, guarda che comunque, cioè, butti là un latte e biscotti a qualcuno sul piano alimentare, ti vogliono solo bene. Shift in parasimpatico, capito? Con latte e biscotti ti... Bene, ragazzi, è quasi 2 ore, quindi io taglierei, se no non me la carica. E io vi ringrazio per il tempo e niente, ci vediamo la prossima settimana. Sì, per me ci sta. Poi ci sentiamo sul gruppo. Grazie a voi, volentieri. Sì, ci sentiamo sul gruppo. Grande. Vai. Ciao ragazzi, una bomba. Grazie mille ragazzi, ciao. È stato un piacere. Ciao, alla prossima.